Buonasera, saluto tutto il pubblico in sala e tutte le persone presenti che ci hanno aiutato per giungere finalmente dopo il Covid alla quarta volta che ho prenotato sia la sala che Palazzo Grinci e che avevo un po' sollecitato i vari relatori. E adesso io direi che da subito un saluto, visto che Federico Frezzi è stato un grande personaggio appartenente all'Ordine dei Predicatori, ai Domenicani, al padre priore, come è stato a suo tempo Frezzi nel 1400, padre Antonio Cocolicchio, che è il priore della provincia provinciale della provincia romana di Santa Caterina da Siena. Se dice appunto un saluto, ne siamo molto grati. Illustri professori, illustre professoresse, signori e signori, è per me una grande gioia presiedere l'odierna presentazione degli atti del convegno Federico Frezzi e il Quadriregio nel sesto centenario della morte, 1416-2016, tenutosi qui a Foligno dal 23 al 25 febbraio 2017. Iniziativa promossa da vari enti, fra cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Umbria, il Comune di Foligno, la Diocesi di Foligno, l'Accademia Fulginia, nonché la nostra provincia religiosa, della quale il Frezzi fece parte, impegnandosi alacremente nell'opera di riforma dell'ordine domenicano, noto come Osservanza. Prima di essere eletto pastore di questa bella città di Foligno, dove accolse i suoi confratelli, tra cui Sant'Antonino Pierozzi, trasfughi dal convento di San Domenico di Fiesole a causa dei marosi conciliari seguiti all'elezione di Papa Alessandro V a Pisa nel 1409. Prima di entrare nel vivo della presentazione, vorrei porgere i miei ringraziamenti in qualità di priore provinciale della provincia romana di Santa Caterina da Siena alle autorità presenti, alla professoressa Elena Laureti, al professor Daniele Piccini per l'Università degli Stranieri di Perugia, entrambi curatori del volume, e al professor Massimo Bartoli, presidente del Centro di Ricerche Federico Frezzi di Foligno, che promuove con varie iniziative la figura del nostro. La professoressa Elena Laureti ha già avuto modo di collaborare con la nostra provincia in occasione del convegno tenutosi nel 2007 a San Domenico di Fiesole per il sesto centenario della sua fondazione, intervenendo con una relazione proprio su Federico Frezzi e il Quadriregio. Questo poderoso volume di atti, ben 800 pagine, indici inclusi, e sappiamo quanto essi siano preziosi, soprattutto in pubblicazioni così cospicue, non solo ricostruisce il contesto storico-politico in cui si collocò la vicenda esistenziale del nostro, ma approfondisce i principali aspetti della sua opera, il Quadriregio, poema didascalico allegorico in terzine, per un totale di 12.000 versi, in cui l'autore descrive il suo viaggio immaginario nei quattro regni, quello dell'amore, quello di Satanasso, quello dei vizi e quello delle virtù, ad imitazione della commedia di Dante Alighieri, del quale ricorre quest'anno il settimo centenario della morte. Gli atti che oggi qui si offrono al vasto pubblico costituiscono, credo, non solo un prezioso strumento per diffondere ancora di più la conoscenza di questa originale figura di frate predicatore, perfettamente inserito nelle vicende del suo tempo, come d'altronde dovrebbe essere anche oggi, per ogni domenicano la stessa cosa, ma anche un approfondimento previo ed euristicamente imprescindibile in vista dell'edizione critica del Quadriregio. Non mi dilungo ulteriormente, per cui passo la parola, penso, al professor Grimaldi, no? Della Sapienza, Università di Roma. Adesso c'è l'avvocato assessore Barili, in rappresentanza del comune di Foligno, tra l'altro fondatore, socio fondatore, il comune
quando nel 2007 fu fondato il Centro Frezzi, che darà un saluto. Grazie. Grazie, grazie professoressa, ben trovati tutti. A nome dell'amministrazione comunale di Foligno saluto e ringrazio, saluto gli intervenuti, ringrazio gli organizzatori, gli illustri relatori per questo evento, evento molto significativo, molto particolare, anche molto molto atteso, professoressa, atteso davvero per i noti eventi in tema di emergenza sanitaria. Porto i saluti del sindaco di Stefano Zuccarini, il quale è impegnato in un evento istituzionale, ahimè, contestuale al presente. Peraltro c'è il suo ufficio di segreteria in grande spolvero qua, che quanto uno dei componenti so che poi peraltro avrà un ruolo diretto e come ex allieva, studiosa e liceale, compie del resto. Quindi quando sento in vari contesti parlare di Federico Frezzi, così, il pensiero anche un po' ai ricordi giovanili che certo ci hanno accompagnato con grande prestigio anche nel nostro percorso liceale. Dicevo, il motivo di soddisfazione è duplice. Uno, incidentale per così dire, vedere finalmente la sala rossa di Palazzo Trinci, così come le altre sale di manifestazione, espressione della cultura nazionale, quindi anche cittadina, finalmente restituiti non più al distanziamento sociale, ma alla unione culturale, è un motivo davvero di straordinaria soddisfazione. Non vedo più nello specifico quelle bruttissime, ma necessarie indicazioni cantieristiche, davvero visto da qua è una gran bella visione che speravamo di poter avere prima possibile. Finalmente abbiamo consolidato quello che era, lo dicevo prima, chiacchierando un po' con i relatori, quello che ci sembrava scontato in precedenza, invece ecco, magari è questo, no? L'invito a far tesoro di questi momenti difficili. Non diamo nulla di scontato perché la bellezza comunque ce la dobbiamo, e anche la normalità ce la dobbiamo conquistare giorno per giorno. E il secondo motivo, quello di merito e soddisfazione, è che oggi comunque si parla di un nostro illustre, grande, straordinario concittadino che ha lasciato un segno così importante e tangibile alla nostra città, ai suoi posteri e a quelli che verranno dopo di noi. Celebrare oggi e ricordare gli atti relativi alla pubblicazione degli eventi di 4 anni fa, se non erro, sì, era il 2017. È un momento evidentemente che va un pochino a chiudere il cerchio, no? A completare quell'iter, quel percorso che mi auguro, anzi sono certo, visto l'impegno appunto che l'associazione, che il gruppo di lavoro continuamente e quotidianamente pone, sono certo che avrà comunque altre necessarie momenti di approfondimento oltre che di studio. Che dire, Federico Frezzi, noi, anzi meglio, ho appena sentito il padre priore domenicano ricordare che è il settecentennale della morte di Dante. Quest'anno Foligno è città dantesca, lo sappiamo tutti, a 360 gradi. Il prossimo anno avremo una ricorrenza tutta nostra, perché comunque saranno 550 anni dall'uscita, dalla redazione dell'Editio Princeps della Divina Commedia, aprile, diciamo 11, e mettendo d'accordo qualche studioso, aprile 1472. E quindi 2022, 550 anni che ci impegnano l'amministrazione a fare in modo che quelle giornate dantesche, che quest'anno sono state così fortunate, tanto da ricevere anche la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, il prossimo anno possano rafforzarsi con l'aiuto di tutti. E saluto per esempio, ma solo per caso, il segretario della Fondazione della Cassa di Spagna di Foligno, che così vicino è a tutti gli eventi culturali, compreso questo, e ci daranno modo di approfondire con grande energia questo evento. Beh, noi abbiamo un concittadino il quale comunque si è espresso su una linea culturale, artistica, che poi insomma necessariamente, doverosamente richiama, senza fargli il verso, mi sento di dire comunque la commedia, che è diventata divina grazie a Boccaccio, che mi risulta anche non molto presente e molto collegato anche all'attività, alla vita, alla presenza appunto di Federico Frezzi. Beh, dicevo, avere la possibilità di sentire nostra un'opera come il Quasiregio e questo percorso, questo viaggio attraverso i quattro regni che appena
ricordato, compreso quello di Satanasso, dal quale speriamo di essere usciti definitivamente, appena ricordato il Padre Priore, beh, è motivo davvero di pensare che qui c'è un genius loci, non c'è dubbio, a Foligno chiudiamo tanti cerchi, uno di quelli è proprio questo, quindi ancora grazie agli organizzatori, al centro studi, ai relatori, a voi intervenuti, sono davvero felice di condividere con voi questo momento così importante, grazie. Direi che il dottor Cristiano Antonietti della Fondazione della Cassa di Risparmio di Foligno dà anche lui un saluto, anche la Fondazione è socio fondatore del Centro Frezzi insieme a tante altre personalità o comuni cittadini, se vogliamo definire comuni come ad esempio io, no? Sono confluiti nella fondazione del centro tante persone eminenti e tante istituzioni di grande valore, tra cui appunto la fondazione che non smetterò mai di ringraziare, compreso il comune. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto porto il saluto della Fondazione della Cassa di Risparmio di Foligno, del presidente Umberto Nazareno Conti, che anch'esso per concomitanti impegni non può essere qui con noi, però ci teneva molto a questa nostra presenza, a questo nostro saluto. Naturalmente ringraziamo tutti i relatori, le autorità intervenute e tutti i presenti per questa partecipazione ad un'attività del centro di ricerche Frezzi che, come ha detto la professoressa, la Fondazione sostiene fin dalla Genesi, quindi abbiamo voluto non solo appunto sostenerla annualmente con dei contributi, ma proprio con una presenza e con una partecipazione organica alla stessa associazione. Noi come Fondazione, come è noto, siamo molto impegnati nella promozione della cultura e nella, diciamo, diffusione e incremento della conoscenza. Questo per noi è un obiettivo fondamentale, fa parte un po' della mission della Fondazione, quindi tutto quello che va in tale direzione e quindi incrementa la conoscenza è bene, è cosa buona. E quindi questo approfondimento sul nostro concittadino Frezzi e quindi riallacciandosi al volume presentato 4 anni fa, per noi, come ha detto l'assessore, è motivo di soddisfazione perché chiudiamo un cerchio, ma ci dà anche lo slancio per approfondire altre attività. Quindi intanto ringraziamo di nuovo e ribadiamo la nostra presenza e vicinanza a tutto quello che può produrre cultura all'interno del nostro territorio per tutti gli appassionati, studiosi e soprattutto per i giovani che speriamo possano avvicinarsi, ma qui vedo molti visi di giovani che grazie alla professoressa, alla sua passione, si sono avvicinati a questo studio ed è importante poter, diciamo, trasferire questa passione ai più giovani. Grazie e buonasera a tutti. Insomma, io dovrò lasciare la sala fra 10 minuti perché devo tornare in fondazione, abbiamo degli incontri. Buon lavoro. Grazie. Naturalmente io sono una paladina della cultura che circola, infatti il mio grande rispetto e anche il mio grande amore nascosto da un'apparente severità è stato proprio per i miei ragazzi. Tra l'altro purtroppo la pandemia ci ha bloccato, vedo delle belle faccettine del terzo anno della nostra scuola. E il mio dispiacere è non poter più insegnare, perché comunque i ragazzi danno la vita a noi, ci mantengono giovani, ci spingono sempre a nuove cose, a nuove ricerche. Ad esempio noi abbiamo in sospeso, in collegamento con il professor Corrado Viola, che ha contribuito agli atti del volume, un progetto trascrizione delle lettere dell'Accademia Fulginia o dei Rinvigoriti o delle lettere del Settecento che stanno nel nostro archivio, soltanto che poi lasciamo perdere, questo brutto periodo ci ha tenuto tutti un po' in una sorta di limbo. Io prima di
parlare, io introduco perché purtroppo porto i saluti, intanto ve lo dirò dopo, del presidente Massimo Bartoli, che non può essere presente. Stamattina mi ha mandato un messaggio semi disperato, dico, infatti mi pareva strano che tutto andasse abbastanza liscio. Ieri ha avuto un'impiegata della farmacia con un po' di raffreddore, vaccinata, che però è andata in una grande festa con sintomi, mi hanno fatto il tampone, dice, quindi io assolutamente devo stare in quarantena, non stanno aspettando il risultato del molecolare, però per sicurezza. E prima di, appunto, di dare il via, direi che io ho invitato dei miei alunni, che hanno studenti, che hanno lavorato moltissimo su una ricerca di cui effettivamente io di quella sono orgogliosa, perché tutto il resto è fattibile, però il fatto di portare i ragazzi in archivio e dopo le prime volte in cui erano terrorizzati dalla scrittura dei registri 403 quattrocenteschi e individuare il nome o dei Domenicani o dei Trinci o di Frezzi, insomma, è stata una grande soddisfazione. Abbiamo editato 4 volumi e questo naturalmente grazie alle dottoresse Romani e Biviglia e alla mia frusta e a loro soprattutto. Quindi ho chiamato loro due per dare una piccola testimonianza, la dottoressa Eleonora Reali e il dottore Samuele Ferocino. Prego ragazzi, ragazzi, vi chiamo ancora ragazzi. Grazie, mi associo ai saluti fatti in precedenza da parte della professoressa e che dire, io vengo qui a testimoniare quella che insieme ovviamente a Eleonora, quella che è stata la mia esperienza come ex, ormai ex alunno della professoressa, in quanto adesso diciamo mi occupo di altro, però ricordo con viva memoria e soddisfazione quella che è stata la quello che è stata l'esperienza e il progetto fatto ormai 10 anni fa, perché parliamo del... io ero con la seconda mandata, che era quella del 2010-2011, perché il progetto era iniziato l'anno prima, e ovviamente la cosa è iniziata, come d'altronde penso per tutti gli studenti del liceo, come mero progetto, ecco, per avere crediti formativi, quando però in realtà la cosa si è trasformata in qualcosa di più. Perché effettivamente lavorare a stretto contatto con i documenti, stare in archivio 1 o 2 volte a settimana e toccare con mano quelli che sono appunto documenti storici che normalmente uno studente vede in maniera solo filtrata tramite i propri libri di testo, è tutt'altra cosa, è tutt'altra esperienza che effettivamente dava qualcosa in più rispetto a quelle che erano le normali attività didattiche, i normali laboratori che diciamo ogni studente si trova a fare. E ovviamente questo ha portato anche, ecco, una curiosità da parte mia verso in particolare gli studi storico-giuridici, che poi anche successivamente ho avuto modo in sede universitaria di coltivare, appunto avendo studiato giurisprudenza successivamente, e ovviamente la possibilità è stata fondamentale quella di andare a toccare con mano e conoscere anche la realtà, la vera e propria realtà economico-giuridica della città, i rapporti economico-sociali, in particolare, ecco, parliamo di contratti, in particolare c'era l'Empiteusi, diciamo, che è un contratto che si ripeteva frequentemente, ecco, in questi atti, e che effettivamente davano contezza anche di una vivacità, se vogliamo, economico-sociale, non indifferente, sotto quella che era la signoria dei Trinci dell'epoca. E ovviamente per il resto, ecco, ho avuto modo anche poi di coltivare questa passione anche successivamente dopo gli studi universitari, diciamo, ho approfondito, ecco, ho avuto modo di, diciamo, di continuare a coltivare questa passione, per la quale sicuramente l'esperienza mia, questa esperienza fatta, diciamo, ha contribuito notevolmente. E che dire, io ringrazio, vengo qui a portare naturalmente i miei ringraziamenti, oltre che alla loro rete, anche alle professoresse Biviglia e Romani, che ci hanno seguito costantemente, anche Eleonora lo potrà dire, tutti i giorni, ecco, nella nostra attività di, diciamo, di ricerca d'archivio. E inviterei, ecco, invito tutti gli studenti, anche del liceo qui presenti, a, se ancora non l'hanno fatta, a fare questa esperienza, perché sicuramente darà loro qualcosa di positivo e se la ricorderanno, diciamo, e se la porteranno dietro per parecchio tempo.
Detto questo, io lascio la parola a Eleonora e saluto nuovamente gli illustri relatori qui presenti. Grazie. Salve a tutti. Se doveste chiedere a noi studenti cosa abbiamo pensato il primo giorno che siamo arrivati in archivio, la prima cosa che abbiamo pensato è: oddio, sono geroglifici. È stato un progetto che ci ha proposto la nostra professoressa, la mia professoressa, perché nel mio corso l'abbiamo avuta 5 anni, la professoressa Lauretti, la quale ci ha offerto questa opportunità, questa possibilità. Ad oggi ritengo di doverla ringraziare, perché ci ha trasmesso l'amore per la memoria. Quell'odore di carta, di cose passate che noi abbiamo sentito, quelle sensazioni che abbiamo avvertito, è stata molto forte. Abbiamo capito, sebbene all'età di soli 17 anni, che comunque la memoria è la nostra storia. E quindi devo ringraziare tantissimo la professoressa Lauretti che ci è stata vicino, che ci ha trasmesso l'amore per, veramente per questo progetto, per la cultura in generale, che comunque io l'ho avuta per 5 lunghi anni, che sono volati, perché è stata una delle docenti, le mie docenti preferite, lei lo sa perfettamente. E devo ringraziare anche le dottoresse Romani e Biviglia per il supporto che ci hanno fornito in ogni circostanza. E un ringraziamento anche alla scuola, ovviamente all'ex preside Garofalo, che ci ha permesso la realizzazione del progetto. È stato davvero, davvero una bella ricerca, non una sterile ricerca, ma veramente una opportunità di crescita per tutti noi. Ci ha reso coesi e ci ha dato l'opportunità, come diceva appunto Samuele, di poter renderci conto delle nostre inclinazioni naturali. Anche io, ad esempio, ho intrapreso gli studi giuridici, quindi abbiamo questo progetto ci ha fatto uscire fuori anche un po' le affinità con la materia. Quindi ringrazio la professoressa Lauretti, assolutamente, e le dottoresse. Grazie. Allora, rischio di commuovermi, però troppi complimenti. Io ringrazio voi, se non ci avevo voi le ricerche non ci sarebbero state. Diciamo che adesso iniziamo in modo sintetico. Io capisco che sembra anche un po' noioso, ma devo fare con tutto il cuore, devo dire con molta riconoscenza, i ringraziamenti di rito. Innanzitutto oggi dedichiamo questa iniziativa, come abbiamo dedicato gli atti, alla memoria di due persone nel mondo della cultura straordinarie, il professore Saverio Bellomo e il padre Carlo Longo, che sono state veramente due persone per noi eccezionali. Bellomo lo conoscono tutti gli studiosi di Dante, è veramente un insigne studioso, e Carlo Longo è stato il nostro mentore, non si è mai, dico mai, risparmiato di sostenerci, di consigliarci, come quando ad esempio io, spaventatissima, dovevo affrontare l'indice dei nomi dei famosi 4 volumi del progetto d'archivio. Non vi dico i nomi in latino, quante varianti presentano, quindi non sapevo proprio dove ritrovarmi. Poi saluto e ringrazio, come ho detto prima, anche a nome del presidente Massimo Bartoli, tutto il pubblico in sala, gli amici, i ragazzi, tutti quanti. Ringrazio l'assessore avvocato Decio Barili, ringrazio il dottor Cristiano Antonietti della Fondazione, il padre Antonio Cocolicchio, la professoressa, la dirigente, la professoressa Rosella Neri, che mi ha commosso perché non solo è presente, ci ha sempre sostenuto, ma ha portato anche fiori, quindi grazie. E i nostri relatori, il professor Grimaldi, la professoressa Cristina Moro, il padre Fausto Sbaffoni, che sta qui in prima fila, teologo. Naturalmente devo anch'io ringraziare i due dottori, Samuele Ferrocino e Eleonora Reali. I
ringraziamenti, come avevo detto, sembrano quasi moduli di routine tra il pubblico, qualcuno magari dice oddio adesso cominciano, però se noi siamo arrivati a questo, se siamo arrivati alla pubblicazione della ristampa ed Edizio Princeps del 1481, se siamo arrivati alla pubblicazione degli atti e se arriveremo, Dio volendo, e speriamo di farcela, a una nuova edizione critica del Quarireggio, ci sono intorno a noi non solo istituzioni che ci sostengono anche economicamente, ma anche i soci con i loro 30 euro di quota annuale, per noi sono un grande sostegno. Poi veramente tutte queste cose, ripeto, grazie al Comune, devo ringraziare la Regione, la Provincia di Perugia, che a suo tempo ci sostennero moltissimo. Il ringraziamento va a tutti coloro che lavorano in silenzio e che contribuiscono, perché il contributo dei volontari è una ricchezza, comunque, è una ricchezza in ogni caso della società civile. Io vedo e saluto Paola Tedeschi, vedo e saluto Anna Maria Rodante, la dirigente, insomma tante, Anna Maria Menichelli, rappresentanza dell'Orfini, presidente dell'Orfini Neumeister. Voglio dire, se non ci fossero queste persone, oltre alle istituzioni, il mondo della cultura e anche altri mondi, insomma, sfumerebbero come in una nebulosa. Io può darsi che poi non avrò modo di riprendere la parola in futuro, la lasceremo in futuro per la nuova edizione critica al professor Daniele Piccini, che è il direttore scientifico del Centro Frezzi e che sta già lavorando anche con delle tesi di laurea su questo obiettivo. Bisogna che ringrazio, devo essere riconoscente, il professore Attilio Turioni, perché è stato il primo lettore del mio lavoro esegetico di quello che a Foligno chiamavano amichevolmente o con, non so, Lulibrum, che adesso ormai è stato surclassato da un altro Lulibro, e quindi il lavoro esegetico sul Quarireggio. Ringrazio appunto Rita Marini, che purtroppo è assente, mi ha telefonato, però ringrazio, come ho già detto, Anna Maria Menichelli, che allora nel 2007 presidente dell'Orfini Neumeister, che ci ha supportato questa edizione. Poi devo anche ringraziare i dirigenti scolastici, da cui ho sempre avuto l'appoggio, devo dire, dal professor Gianfranco Faramelli, dal professor Giorgio Garofalo e dalla professoressa Rosella Neri, che da statuto sono vicepresidenti del centro. Quindi penso che abbiamo lavorato abbastanza bene grazie alle persone e alle situazioni di cui ho parlato, perché in 14 anni sono stati pubblicati 17 libri. Se qualcuno desidera averli può andare sul sito, li vede il titolo, il contenuto e poi magari mi chiama, tanto il mio telefono sta un po' dappertutto, e ci mettiamo d'accordo e andiamo al Centro Frezzi, che sta all'interno del liceo classico di Foligno. Siamo anche in procinto di pubblicare altri libri e poi, come ho già detto e ripetuto, forse anche troppo, ma è un po' un pallino, alla nuova edizione critica del Quarireggio, perché l'ultima risale al 1914, quindi penso che può essere no, un obiettivo raggiungibile. A questa vorrei dire degli atti del convegno in maniera sintetica, che verranno presentati dai professori di cui abbiamo già detto i nomi, e hanno contribuito a questa la stesura dell'opera 28 contributori. E il volume appunto è stato editato nel 2020 in Ravenna dall'editore Longo, che è un editore rinomato per gli studi danteschi, e anzi questa cosa l'ha sottolineata con mio grande piacere nella prefazione padre Cadorè, che in quel tempo era maestro dell'ordine domenicano, ed è stato inserito in una collana prestigiosa che è la Memoria del Tempo, cioè di testi medievali e rinascimentali. Io approfitto sempre per, no, in questo momento il costo del volume è 60 euro e lo commercializza l'editore Longo, però abbiamo stabilito allora, quando dovevamo presentarlo poco dopo
la pubblicazione, che comunque nell'occasione della quarta, del quarto tentativo di pubblicazione, nella pubblicazione potevamo venderlo, darlo a 40 euro. È un volume di grande prestigio, anche bello direi, e anche questo per noi sarebbe un grandissimo aiuto. Comunque nella ricevuta, chi mai avesse voglia di prenderlo troverà elargizione benefica, perché noi non siamo dei venditori, naturalmente con il nome del libro. Negli atti e nei relativi contributi io posso insomma distinguere, e penso che Daniele è d'accordo con me, grosso modo tre aree, no? Tre aree che sono di italianistica, di storia e di biografia e della fortuna del libro. Poi c'è il particolare a cui si dedicherà padre Sbaffoni, dell'analisi del tutto il libro quarto del Quarireggio dal punto di vista teologico, perché alla fine Prezzi era laureato in maestro di sacra teologia, quindi era un personaggio sicuramente molto competente. Naturalmente serve un teologo per assaporare appieno e farci notare certe cose. Nel settore di italianistica c'è il contributo di Daniele Piccini, questioni filologiche relative ovviamente al poema, i professori Carla Gambacorta, sono tutti professori e dottori, quindi evito per non... no? Carla Gambacorta, Enzo Mattesini, sondaggi sulla lingua del Quarireggio, dalla tradizione manoscritta all'Editio Princeps, Francesco Scomparin, le rime del Quarireggio e la fonte dantesca, e soprattutto alla fine del volume c'è insomma tutte le rime del Quadrireggio, un lavoro scientifico che veramente lascia strabiliati. E Saverio Bellomo, di cui ho detto e che ringraziamo veramente, Federico Frezzi sulle orme di Dante, Cristiano Lorenzi, il Quadrireggio di Federico Frezzi e Fazio degli Uberti, autore del Dittamondo, c'era stata quasi una sovrapposizione sui due, Maria Grazia Bianchi, Jacopo Corbinelli, lettore di Frezzi, lettore entusiasta, siamo nel XVI secolo, veramente è lui che ha coniato il migliore imitatore di Dante, allora, lui voleva fare una nuova edizione. Da questo migliore imitatore di Dante la gente ha ripetuto stancamente, direi, imitatore di Dante, fino ad arrivare come se fosse un poveraccio che non c'è niente da fare, non c'è niente da esprimere, quindi imita la Divina Commedia. Anna Cerbo, il Quarireggio di Frezzi e la Sirenide di Paolo Regio. Paolo Regio è un vescovo del napoletano, insomma, di Vico, aiutami, Quente, mi pare, che finalmente anche il nostro Frezzi ci ha avuto il suo imitatore, quindi ha spiegato anche lei in un libro di questa portata tutte le terzine trasformate in ottave da parte del vescovo Paolo Regio. Poi io ho messo in questa area perché ovviamente chi parla di storia, chi parla di estetica, si mescolano fra loro questi settori. Di Maurizio Coccia, Federico Frezzi geografo, spazi e paesaggi nei regni del Quarireggio, padre Alberto Viganò, che non vedo, è arrivato? Sì, sì. Ah, ciao. Padre Alberto Viganò, la teologia delle virtù nel quarto libro alla luce di San Tommaso d'Aquino. Poi nel settore storico biografico ho inserito Jean-Baptiste Delsan, che ormai adesso è diventato professore all'Università di Parigi, se no sarebbe venuto molto volentieri, e oggi è giornata di insegnamento. La Signoria dei Trinci, molto molto interessante, a me piace la storia, come si è, adoro l'italiano, ma secondo me la disciplina della storia è la più formativa in assoluto per ogni persona. Quindi La Signoria dei Trinci all'epoca del Frezzi, XV secolo. Il mio contributo, naturalmente, Frezzi, il rapporto ai Trinci, perché tramite la ricerca d'archivio sono usciti fuori tantissimi personaggi appartenenti ai Trinci di cui noi proprio neanche conoscevamo l'esistenza, assolutamente.
lo stesso Durante Dorio neanche l'aveva nominati. Carla approva la formazione di Frezzi nel quadro dell'organizzazione scolastica dei predicatori, grandissimi lavori tutti quanti. Il nostro carissimo padre Carlo Longo, Federico Frezzi, note biografiche, Marina Soriani Innocenti, Federico Frezzi, licenziatus et vesperiatus nello studium di Santa Caterina in Pisa, cioè la sua laurea, proprio il resoconto in latino di quello che è stato il momento in cui lui è stato, come dire, laureato. E Stefano Andres, che è tra noi e che saluto con molta cordialità, Federico Frezzi, giurista, tracce, spunti, connessioni, che, e anche Paola Tedeschi e il professor Attilio Turrioni, la riflessione di Frezzi sul tirannacidio. Sono due contributi che riguardano un Frezzi giurista, perché l'unico scritto che è rimasto di Federico Frezzi, al di là, firmato al di là del Quadriregio, è un suo contributo a Costanza durante il Concilio di Costanza. Lui è morto a Costanza nel 1416, abbiamo proprio la, anche lì non si sapeva pressoché niente, abbiamo l'orazione funebre del grande padre domenicano Leonardo di Stazio Dati, quindi è morto lì e è sepolto. Padre Longo ci diceva sempre: andate a Costanza a ritrovare la tomba e l'epigrafe o nel convento oppure nella chiesa domenicana, ma il convento si è trasformato in un hotel con 4.000 stelle che costa circa 250 euro al giorno, quindi non lo so. E c'è questa particolarità che appunto Andres, Tedeschi e Turrioni hanno analizzato, molto molto interessante. Lui era per il tirannicidio. Poi nel settore della fortuna del libro manoscritto, pura stampa, abbiamo i contributi di Sandro Bertelli, la tradizione manoscritta, Ida Giovanna Rao, i codici freziani della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, 7 codici importantissimi, Martina Stella, che non vedo, ciao, Martina Stella, che ha analizzato il suo contributo, il codice ariostesco del Quadriregio. Si parla di un codice, sembra che sia appartenuto, ma non è proprio così certo, all'Ariosto. Alessandra Panzanelli, che non vedo, ciao, io guardo oltre. Panzanelli, Fratoni, la fortuna del Quadriregio nelle prime edizioni a stampa. Edoardo Barbieri, le antiche edizioni del Quadriregio nella storia dell'antiquariato e del collezionismo librario. Giovanna Lazzi, che è qui presente, anche lei sostenuto con molto affetto, l'apparato decorativo del Quadriregio tra manoscritti e stampe. Io ho portato una ristampa anastatica dell'edizione 1508 con delle meravigliose xilografie. La ristampa è stata fatta da un club di lord inglesi, il cui capostipite sarebbe Giovanni Senza Terra o qualcosa del genere, non mi ricordo, e che è bellissimo. E in questo ho incluso, ma certo lui ha fatto un'analisi anche estetica, Corrado Viola, il Quadriregio nei giudizi dei principali teorici e critici arcaici. Io con questo rimango in silenzio, ho cercato di inquadrare un po', perché uno dà tanto per scontato, chi l'ha letto, che no, le cose si sappiano, e in questo modo abbiamo insomma un quadro un sintetico, ovviamente. E adesso diamo inizio alle relazioni, e il professor Daniele Piccini introduce il professor Marco Grimaldi. Grazie Elena, buonasera a tutti. Dobbiamo immaginarci che questi atti di convegno sono la cosa meno statica e meno acquisita che possa esserci. Noi siamo qui oggi per dare, diciamo così, vigore agli studi, partendo come punto di partenza, non di arrivo, agli atti. Si fa sempre così negli studi, no? Nel mondo accademico. Un convegno è l'occasione, certo, di fare il punto, ma poi è sempre il punto di partenza di nuove scoperte, di nuove ricerche. Quindi noi siamo particolarmente curiosi, io, Elena e penso i contributori che sono presenti e il pubblico, di ascoltare che cosa
i nostri due ospiti diranno di questo volume, che nasce con il tentativo, dicevo, di far convergere su Frezzi una serie di discipline, quindi di illuminarlo da più punti di vista. E rileggendolo anche per l'occasione odierna, mi sono reso conto, dopo un po' di tempo che è passato dal convegno e dalla pubblicazione, che a volte ci sono proprio degli spunti dialettici tra i contributori. Quindi ci sono in nuce dentro questo volume di atti dei germi di dibattito e di discussione che io spero che stasera verranno effettivamente toccati. Io do per primo la parola al professor Marco Grimaldi, che è un caro amico ed è un collega, insegna filologia della letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma. Perché abbiamo pensato a Marco? Ovviamente perché è uno studioso raffinato, ma certo che ha più interessi. Mi piace ricordare, a proposito dei suoi studi di filologia romanza, il libro Allegoria in versi, un'idea della poesia dei trovatori, pubblicato dal Mulino nel 2012. Ma per gli italianisti il nome di Marco Grimaldi si lega prima di tutto ai suoi studi danteschi e in particolar modo ai due tomi. Questo è il primo, che contiene La vita nuova e le rime della vita nuova e del tempo della vita nuova, poi ne è uscito un secondo con le rime della maturità e dell'esilio fra il 2015 e il 2019. Marco rappresenta una voce autorevole nel campo degli studi danteschi e certo, come ha detto Elena, noi non consideriamo Frezzi banalmente un epigono, ma non c'è dubbio che il rapporto con Dante sia costitutivo della personalità di Frezzi, e c'è proprio il contributo del già ricordato da Elena carissimo Saverio Bellomo, che ci rappresenta Federico Frezzi sulle orme di Dante, e quindi è prima di tutto come studioso, no, della produzione dell'Alighieri, che Marco ha un punto di vista privilegiato per raccontarci che cosa di nuovo emerge dagli atti del convegno su Frezzi. Voglio ricordare, prima di dargli la parola, che fra gli interessi di Marco c'è anche la scrittura di volumi, potremmo dire, di tipo divulgativo su Dante, attività che io considero molto, molto importante, molto utile. Nel 2017 ha pubblicato un libro intitolato Dante nostro contemporaneo, perché leggiamo ancora la commedia, e da poco è uscito quest'anno La poesia che cambia, come si legge Dante, e mi diceva Marco che fra breve, entro quest'anno, uscirà un ulteriore volume dantesco. Io lo ringrazio molto di essere qui con noi e gli do la parola. Poi ascolteremo Cristina Moro, e se sarà possibile, se avremo tempo, diciamo in base agli spunti che ci darete, cercheremo molto brevemente di fare un poco di discussione. Grazie, a te la parola, Marco. Il professor Baffoni per l'aspetto teologico, naturalmente. No, è molto importante, anzi ricordo a questo proposito, ci siamo divisi i compiti, ricordo a questo proposito che abbiamo voluto negli atti del convegno quel importante contributo di carattere teologico, proprio per dare una visione il più possibile ampia della personalità di Frezzi. È chiaro che Frezzi, a parte il fatto di essere magister, ma per il fatto di essere domenicano, per la sua vita e la sua formazione, si serve anche del quadriregio e quindi della scrittura in terzine, si serve come di un contenitore per i suoi interessi, che sono prima di tutto interessi di formazione, di edificazione, di teologia. Quindi poi ascolteremo padre Baffoni. Prego Marco, grazie. Grazie, buonasera a tutti, pubblico, colleghi, organizzatori, autorità, priore. Grazie per questo invito, lo dicevo prima al professor Piccini, sono molto felice di essere qui perché la preparazione per questa presentazione mi ha dato l'opportunità di studiare davvero, di leggere un libro nuovo,
con tanti risultati innovativi su un argomento che conoscevo, ma conoscevo solo superficialmente, lo ammetto, e quindi io ho studiato per prepararmi e per essere qui. E una presentazione di un libro è sempre un esercizio retorico molto complesso, perché da un lato c'è la necessità di parlare bene, in qualche modo, del volume, che sarebbe, diciamo, inappropriato, e dall'altro ci sono le ragioni della scienza, le ragioni della ricerca. Ecco, in questo caso io ho pochi dubbi, perché questo libro è effettivamente una pietra miliare negli studi su Frezzi, e direi anche più in generale, e arriverò a questo alla fine di questo mio intervento, più in generale negli studi sulla tradizione del poema allegorico e anche delle imitazioni dantesche, del dantismo in generale. Per me, che sono un dantista, questo volume è importante non solo perché, come sapete bene, come è stato già ampiamente illustrato, offre un gran numero di contributi sulla figura di Federico Prefrezzi, sull'impianto di carattere storico, sul rapporto con il contesto, sugli aspetti teologici, sulla sua biografia. Ma dal mio punto di vista, quello dello studioso di Dante, evidentemente ciò che conta è l'opera, il Quadrireggio, e nei suoi rapporti con Dante. Bene, questo volume segna una tappa importantissima da questo punto di vista, e direi, qui esco un po' dalle mie competenze, direi anche per tutti quegli altri aspetti biografici, storici, di cui si parlerà successivamente. Ora, io non sono sicuro di riuscire a convincere il pubblico a comprare il libro, devo dire la verità, però ci provo e cerco di darvi prima alcune buone ragioni per leggerlo, vi dirò che cosa secondo me c'è di molto interessante, e poi vi consegnerò alcune mie impressioni di lettore. Cercherò di fare quello di cui parlava il professor Piccini, cioè vi dirò, ecco, perché secondo me a partire da questo volume si possono sviluppare dei ragionamenti nuovi, innovativi, sul rapporto, evidentemente, sull'opera principale di Federico Frezzi e sul rapporto con Dante, ineludibile, importantissimo, dal quale ovviamente non ci possiamo sottrarre. Dunque, nel volume è stato detto, però ci vorrei ritornare un attimo, trovate tante cose diverse. La mia prospettiva è sempre quella dell'opera, fondamentalmente, d'accordo? Innanzitutto trovate un saggio importantissimo di Elena Lavetti, che tra l'altro, lo sapete, qui è inutile ricordarlo, che è autrice di un altro studio, diciamo, fondativo su questo autore, dal quale si deve necessariamente partire. Studio particolarmente interessante perché mette in luce un elemento non scontato per me, che sono un dantista, e che invece è di grande rilievo, vale a dire il rapporto molto stretto che c'è tra il progetto iconografico in generale le decorazioni del palazzo Trinci, con l'impianto allegorico narrativo del poema. Questo è un elemento non scontato per me dantista, perché ero abituato a pensare all'opera come a un'opera letteraria e basta, una imitazione della commedia. Qui invece vi si spiega che un'opera narrativa, nella sua concezione, proprio in ragione dei rapporti molto stretti tra l'autore e il contesto storico, entra in relazione con le arti figurative, con l'architettura, con il contesto urbano. E questo perché è importante? Perché non è un caso isolato. Non è un caso isolato. È quello che succede, ad esempio, nella Firenze, succederà poi nella Firenze di fine 400, è quello che succede in altri contesti. Le opere letterarie non sono quasi mai degli enti isolati, vanno lette quasi sempre in un contesto, soprattutto quando, come il Quadrireggio, sono opere che hanno anche un carattere, diciamo pure, encomiastico. E questo è già un elemento importantissimo. Ci sono poi, immagino ne parlerà la collega, su degli studi importanti, sugli studi universitari, sul rapporto con la biblioteca del convegno cateriniano
di Pisa, e poi ci sono gli studi, mi avvicino agli studi che mi interessano di più. Il grande problema del testo dell'opera, lo si diceva prima, l'unica edizione critica, benemerita, ma oggi giudicata giustamente insufficiente, risale a più di 100 anni fa. Occorre, urge fare una nuova edizione per varie ragioni, e nei saggi contenuti in questo libro capite perché. Innanzitutto sono stati scoperti dei nuovi testimoni. Il calcolo dei testimoni noti agli editori d'inizio Novecento era inferiore rispetto ai testimoni che conosciamo oggi. E questo è un dato importante, perché qui trovate per la prima volta sistematicamente delle schede di descrizione utilissime proprio sui testimoni che erano sfuggiti o che erano soltanto noti indirettamente agli studiosi precedenti. E questo per un filologo, per uno studioso, è un elemento importantissimo, perché ci sono delle cose nuove. Si parla evidentemente di questo leggendario codice Ariostesco. Ecco, questo è un punto sul quale effettivamente credo ci siano all'interno stesso del volume, poi magari se ne può parlare, anzi sono molto curioso di questo perché non sono un esperto, opinioni discordanti sul grado di certezza. Presidente Martina Stella, sul grado di certezza, se ho visto bene. Per esempio, Stella dubita che la mano sia di Ludovico, qualcun altro forse è più ottimista sulla possibilità. Forse Bertelli. Comunque, questa è una questione importantissima, evidentemente, di cui si tratta qui. C'è la rassegna sulle edizioni a stampa, non so se si avrà modo di farle vedere, ma sono molto note, sono edizioni pregevolissime, molto belle, che qui vengono descritta in maniera molto approfondita. Nel volume ci sono anche delle belle illustrazioni che impreziosiscono e giustificano anche la spesa eventuale. E poi apparati decorativi che sono presenti nella tradizione manoscritta, ma soprattutto nelle stampe, che vengono studiati, un saggio molto bello di Giovanna Lazzi, che entra nel saggio sulle illustrazioni che accompagnano il testo, saggio che però entra subito nel vivo della questione che mi interessa di più, vale a dire il confronto con i modelli, perché anche le illustrazioni che accompagnano l'opera rientrano in una tradizione consolidata di modelli iconografici. Questi modelli, in effetti, spero di non sintetizzare, di non banalizzare troppo, questi modelli in effetti sono i modelli principali sul piano letterario, quali la commedia innanzitutto e poi anche i trionfi. Chi illustra l'opera lo fa per varie ragioni complesse, difficili da spiegare brevemente, lo fa riferendosi alla tradizione di illustrazioni delle opere che sono il modello principale di riferimento di Frezzi. È un punto importante. Dicevo, c'è una bella ricognizione, no, non l'avevo ancora detto, ci sono degli studi importanti sulla lingua, studi che sulla lingua del Quadrivieggio e sulla lingua di Frezzi, studi che segnano un punto, anche se fanno sentire con maggiore urgenza la necessità di un'edizione critica. Perché gli studi evidentemente si dovrebbero fare in teoria laddove ci sia una edizione critica affidabile. L'edizione non c'è, gli studi sono stati fatti lo stesso con perizia, sono stati fatti sui manoscritti datati. Sapete, non di tutti i manoscritti conosciamo l'epoca precisa, quindi dalla prospettiva di uno storico della lingua è meglio basarsi sui manoscritti di cui si conosce effettivamente la data per poterli collocare nella storia linguistica. Il problema è che nessuno di questi manoscritti rappresenta effettivamente la lingua dell'autore, quindi ci sono delle conclusioni necessariamente provvisorie, sono studi molto attenti, ma appunto fanno, ripeto, sentire l'esigenza di quell'edizione critica che ancora non c'è e che aspettiamo. Interessantissimi gli studi relativi a Jacopo Corbinelli, perché lì comincia l'interesse filologico, e poi soprattutto devo dire, e qui appunto arrivo alla questione fondamentale, il rimario, questo
primario che occupa 200 pagine, forse 150, non so, comunque tutta la parte finale del testo, che è complementare a un ottimo, ma breve ma estremamente sintetico, saggio di Francesco Scomparin, che studia le rime del poema. E nel momento in cui, studiandole sistematicamente, in maniera estremamente attenta, sia le rime, sia i sistemi di parole rima, giunge a confermare, attraverso uno studio fine sulle rime, quel dato al quale tutti siamo abituati, vale a dire che Frezzi è un imitatore di Dante. Che cosa significa un imitatore di Dante? Significa tante cose, adesso ci arrivo, ma significa anche che nel momento in cui Frezzi genera la caratteristica più distintiva di un'opera in versi, vale a dire la rima, lo fa riferendosi soprattutto in maniera decisa, netta, imponente alla commedia di Dante. Questo è un dato che conferma quella, appunto quella definizione di cui parlava la professoressa Lavareti: il migliore imitatore di Dante è un imitatore perché si riferisce a Dante soprattutto sul piano delle rime. Ovviamente ci sono, adesso ci arrivo, c'è anche il lessico, ci sono le immagini. Il rimario ovviamente allestito sull'edizione precedente, ma sapete probabilmente che le rime sono quella zona del testo sulla quale si ha un maggior grado di certezza rispetto a tutto il resto, perché la rima è quella, deve funzionare in quel modo, che si generino errori sulla rima è possibile, ma insomma sono zone del testo più salde, quindi questi studi, anche se basati sull'edizione precedente, sono degli studi secondo me affidabilissimi, che verranno modificati per una percentuale del modo minima dalle edizioni che arrivano. E arrivo ai due saggi che mi interessavano di più, vale a dire quello di Cristiano Lorenzi, di cui si parlava, dedicato al rapporto tra il dittamondo di Fazio degli Uberti, un altro imitatore più antico di Dante, e appunto il quadriere. E l'altro del compianto Belloni. Scusate, dimenticavo ovviamente che... anzi, ci arrivo tra un attimo. Il saggio di Bell'Uomo mette appunto, spiega in maniera molto chiara in che senso il quadrilegio è sulle orme di Dante, indipendentemente dal problema della musa, che potrebbe non essere Dante, questo personaggio che viene citato all'inizio. Ci sono varie piste di indagine. Frezzi riprende Dante negli appelli al lettore, per esempio, in maniera molto evidente. Riprende Dante sull'aggettivazione, sul lessico, sulle figure retoriche, sulle strutture anaforiche, sulla retorica dell'invettiva, ma anche su aspetti più minuti, su aspetti fonici. E qui ci sono delle osservazioni molto brillanti di Saverio Bell'Uomo sulla possibilità di individuare una memoria dell'opera di Dante che agisce all'interno in Federico Frezzi. Evidentemente Federico Frezzi è qualcuno che ha assimilato così profondamente l'opera di Dante da produrre suoni, foni danteschi, sintetizzo evidentemente, anche laddove non si possa identificare una imitazione puntuale, precisa. Non c'è bisogno in alcuni casi di identificare un recupero lessicale, l'uso della stessa parola, della stessa rima, della stessa immagine, perché è possibile dimostrare, Bell'Uomo lo fa per pochissimi casi, forse è possibile estendere la ricerca, evidentemente Frezzi è qualcuno che ha letto la commedia in maniera così approfondita da assimilarla in maniera molto, molto, molto netta. E chiudo questa prima parte, poi vi dico alcune delle ragioni che secondo me ci spingono, ci dovrebbero spingere a leggere Frezzi, citando gli studi filologici. Non vorrei essere troppo, diciamo, troppo sintetico. Ho già detto che si è ampliato il quadro della tradizione manoscritta e dei manoscritti, ma è anche vero che quello che risulta dai primissimi sondaggi compiuti
da Daniele Piccini, e non so, immagino che poi siano andati avanti, o beh, se ho ben capito ci sono delle tesi in corso, il tempo comunque è passato, già dai primi sondaggi, mi farebbe molto piacere sapere se questi sondaggi sono stati confermati o meno, risulta che l'edizione antica, l'edizione novecentesca, non è solo antica, ma è anche discutibile o comunque migliorabile ampiamente nella sua classificazione. Qui non posso entrare nei dettagli filologici, ma se il filologo ha a che fare con molti manoscritti e nessun autografo, deve utilizzare delle procedure, delle metodologie per classificare quei testimoni, e che per usare questa classificazione per ricostruire un testo ipotetico dell'opera. Ebbene, questa classificazione era stata compiuta all'inizio del Novecento, andrà ragionevolmente mutata. Bene, ecco, queste secondo me sono le ragioni fondamentali dal punto di vista del dantista per le quali questo libro costituisce una pietra miliare. Ma come vi annunciavo, ci sono delle osservazioni più generali che mi piacerebbe svolgere, se ho ancora qualche minuto. Allora, io mi ero imbattuto nel Quadrilegio già qualche tempo fa, provando a disegnare una storia del poema allegorico romanzo. Una storia di lungo periodo che partisse da prima della commedia, quindi dai poemi allegorici francesi, soprattutto antico francesi, il più importante, lo sapete tutti, è il Roman de la Rose, e che arrivasse dopo la commedia. L'idea era capire in che modo questa tradizione si trasforma e in che senso la commedia in questa tradizione occupa un ruolo di cerniera, un ruolo fondamentale, rivoluzionario, arriverei a dire. E avevo individuato alcune innovazioni fondamentali della commedia rispetto a questa tradizione. Ebbene, mi aveva stupito non poco accorgermi che tra le opere trecentesche o comunque posteriori alla commedia, il Quadrilegio accogliesse e recepisse alcune innovazioni molto nette della commedia in maniera del tutto peculiare, ragioni che ne fanno un'opera interessante per varie ragioni, non solo, come si potrebbe pensare, locali in qualche modo, ma di storia letteraria e non solo italiana, ragioni che collocano, ci aiutano a collocare quest'opera in una tradizione molto ampia, in una storia del poema allegorico europeo. Quali erano questi aspetti? Li sintetizzo moltissimo, ne ho parlato un po' in uno dei libri che citava il professor Piccini, La poesia che cambia, nel primo capitolo è dedicato appunto alle grandi innovazioni della commedia, alle ragioni per le quali la commedia si distacca da tutto quello che c'era prima. E le ragioni più importanti sono queste. Allora, innanzitutto la cornice in sogno. Nella tradizione allegorica, prima della commedia, quasi tutte le opere sono delle narrazioni in sogno. Il protagonista si addormenta e sogna il sogno che deve narrare. D'accordo? Questo elemento è costante, fortissimo, fortissimo al punto che le più importanti imitazioni della commedia nel Trecento, che sono l'amorosa visione di Giovanni Boccaccio e i trionfi di Francesco Petrarca, pur essendo alla lettera delle imitazioni della commedia, perché ne riprendono il lessico, il metro, le immagini, sono delle imitazioni della commedia, poi i petrarchisti potrebbero, diciamo, dissentire su questa definizione, ma lo sono, ebbene, pur imitando la commedia, rinunciano a quella che è una netta innovazione della commedia, perché la commedia, lo sapete tutti, o almeno questa è la mia idea, c'è qualche dantista che non lo pensa, non è una narrazione in sogno. Il narratore della commedia si ritrova in uno stato di torpore assimilabile al peccato e poi racconta un viaggio ad occhi aperti, un viaggio che vuole essere
inteso come un viaggio reale, reale evidentemente non sarà stato, ma che vuole essere descritto come vero, non è un sogno. Ebbene, Amorosa Visione e Trionfi ritornano alla cornice in sogno. Cioè, che cosa succede? Queste opere, che sono così dipendenti dalla commedia, nel momento in cui devono scegliere se narrare un sogno o se narrare una visione reale, scelgono di rimanere incasellate all'interno di una tradizione più ampia, che la commedia ha superato. Ebbene, le imitazioni successive, come per esempio il Dittamondo, ma anche il Quadrilegio, invece sono dei sogni ad occhi aperti, o meglio, sono delle visioni ad occhi aperti, sono delle narrazioni di un viaggio in qualche modo mirabilmente, incomprensibilmente per la nostra mentalità moderna, reale. D'accordo? L'altro elemento è il problema della, che io chiamo della riduzione orfica. Adesso mi spiego. Conoscete tutti la storia di Orfeo e di Eurice, inutile che io la descriva. Ebbene, molti studiosi sovrappongono la storia della commedia con quella di Orfeo e Eurice. E questa idea è molto antica, perché molti interpreti e imitatori della commedia, compresi alcuni eccellenti imitatori come Boccaccio, ad esempio, effettivamente nel momento in cui riprendono la commedia, la riducono alla matrice orfica, cioè trasformano la storia del cammino di un pellegrino che giunge alla visione divina, incontrando tra l'altro anche la donna amata in vita e beatificata, alla sua radice orfica, cioè la trasformano nel cammino di conquista del narratore che cerca la sua amata all'inferno. Qualcuno forse, se è attento alle declinazioni pop della commedia, si sarà accorto che questa riduzione orfica è, ad esempio, quello che accade nel videogame Dante's Inferno. Se ci avete giocato, saprete che il videogioco Dante's Inferno trasforma la commedia nella storia di Orfeo e Eurice, perché Dante crociato deve andare agli inferi a malmenare le anime per recuperare la sua donna. Oppure, ad esempio, c'è un film molto famoso che ha vinto anche un Oscar, si intitola Al di là dei sogni, del 1998, che è una straordinaria, dal punto di vista visivo, riscrittura della commedia, ma è una riscrittura della commedia in chiave orfica. Cioè Dante non è più Dante, ma è Orfeo che cerca Eurice. E questa è una riduzione. A questa riduzione si accompagna la quasi totale rinuncia, lo si accennava prima, all'aspetto didattico e enciclopedico, scientifico e teologico. Tutto questo aspetto, soprattutto quello filosofico, scientifico e teologico, nelle imitazioni come quella di Giovanni Boccaccio, non c'è. C'è l'erudizione, c'è la storia, c'è tanta erudizione, ma appunto c'è una rinuncia, in qualche modo, per ragioni complesse sulle quali potremmo indagare. Invece, ecco, in questo il Quadrilegio segue l'innovazione della commedia, perché la commedia rinuncia a quella struttura orfica per raccontare un'esperienza di acquisizione di conoscenza, che è un viaggio, è anche un viaggio verso l'eterno, verso l'amor che muove il sole, eccetera, eccetera. Ma è qualcosa di più ampio del solo elemento, del solo elemento orfico. L'ultimo aspetto è quello della gestione della tecnica narrativa. Qui non vorrei entrare troppo nel dettaglio, però rispetto alla mia impressione di lettore è che rispetto a molte delle imitazioni trecentesche, per esempio appunto i Trionfi e l'Amorosa Visione, che sono opere abbastanza statiche dal punto di vista narrativo, sorprendentemente nel caso dell'Amorosa Visione, perché appunto è Boccaccio, ma è un Boccaccio diverso dal Boccaccio della Caccia di Diano,
o del Decameron, eccetera, eccetera, sono opere abbastanza statiche e opere che rinunciano all'altra grande, rinunciano quasi del tutto all'altra grande innovazione della commedia. La commedia, rispetto alla tradizione del poema allegorico medievale, che è quasi tutta fatta di incontri con, con personaggi che prendono la parola, spiegano qualcosa al narratore e poi scompaiono, la commedia invece è un dialogo continuo con i personaggi, dialoghi a volte estremamente fitti, con due, tre, quattro personaggi e più a volte. Ebbene, queste opere così eccellenti come La famosa visione e I trionfi rinunciano a questo aspetto in quasi totalmente, I trionfi in maniera diversa rispetto a Boccaccio. Ecco invece, nel Quadrilegio ho notato una capacità di gestione della macchina narrativa, soprattutto nei primi libri, con scene di movimento, una certa attenzione per lo sviluppo della narrazione e soprattutto un'attenzione molto profonda alla gestione del dialogo. Questo che cosa significa? Qui finisco. Significa che Frezzi, che come dimostra Bellomo all'interno di questo messaggio contenuto in questo libro, ha assimilato così profondamente Dante sul piano fonico, lessicale, tanto da scrivere quasi come Dante, in realtà, probabilmente, a mio giudizio, in maniera consapevole costruisce un'opera che anche sul piano delle strutture tende a ritornare indietro alla commedia, saltando in qualche modo la tradizione delle imitazioni trecentesche. Non che non conoscesse I trionfi, anzi, sicuramente li conosce, ma ecco, c'è in qualche modo un ritorno consapevole alla commedia, ritorno che forse è legato, e qui concludo davvero, perché se ne parla in uno dei saggi, forse è legato ad una conoscenza attenta della commedia, forse mediata dalla tradizione dei commenti. Ragione poteva, probabilmente conosce una commedia col commento e soprattutto si trovava ad agire in un contesto che non è solo quello locale, ma anche quello più ampio, nel quale alla commedia si dedicavano già cure filologiche quindi un contesto nel quale era possibile un ritorno al modello della commedia, che ci fa inserire quest'opera, che è l'opera, inutile nascondersi, di un minore nel quadro della nostra letteratura, ce la fa inserire però, a mio parere, efficacemente in una storia di lungo periodo nella quale quest'opera, così importante per questa città, così importante per il suo autore, assume, a mio giudizio, un ruolo importantissimo. Grazie. Ringrazio molto il professor Grimaldi, che come avete visto ha inserito il nostro autore all'interno di un orizzonte molto ampio, molto vasto, facendoci capire come però questo autore ha una sua dignità, un suo interesse anche da chi lo guarda a partire da studi più ampi e più vasti. E tra l'altro ha praticamente introdotto e giustificato l'intervento di padre Sbaffoni citando l'aspetto centrale della teologia e ha evocato anche i temi di cui ci parlerà ora Cristina Moro, cioè quelli della fortuna, soprattutto a stampa libraria, del Quadrilegio, che ebbe tra la Princeps e i primi anni del Cinquecento una fortuna interessante, notevole, poi tramontata fino a che nel Settecento, nel 1725, non ne viene realizzata un'edizione erudita piena di apparati da parte degli accademici rinvigoriti. Allora, sia la professoressa Cristina Moro, di cui ho già detto, che ho citato, di cui ho detto qualcosa, sia padre Sbaffoni vengono presentati da Elena Lauretti, a cui lascio la parola. Grazie Daniele. Allora, la professoressa Cristina Moro, che già abbiamo avuto il piacere di sentire nel 2009, quando ha presentato l'edizio Princeps, che sta lì ho portato una serie di stampe molto interessanti.
L'Editio Princeps è stampata a Perugia, la cosiddetta Perugina, nel 1481, e i miei ragazzi di allora, che pensavano in una lezione abbastanza arida, devo dire che rimasero entusiasti, e io con loro naturalmente. La professoressa è professoressa associata di archivistica, bibliografia, biblioteconomia all'Università di Pisa. Attualmente tiene il corso di storia della stampa e dell'editoria e i suoi interessi prevalenti sono focalizzati su una parola difficilissima, incunabolistica, sugli incunaboli, cioè libri nati nella cuna, ovvero nella culla, e sulla ricostruzione di collezioni librarie disperse, di cui però abbiamo notizia attraverso lo studio delle fonti di archivio e delle indicazioni di provenienza. La professoressa si dedica a queste ricerche. Se si va su Google, noi abbiamo moltissime notizie anche sulle pubblicazioni. Io rimarrei in questo spazio di tempo per lasciare maggiore spazio alla professoressa. Grazie. Grazie. È un vero piacere ritornare a distanza di tempo qui a Foligno e vi ringrazio per il cortese invito, perché mi date l'occasione, oltre che seguire finalmente un evento in presenza, cosa di cui tutti credo sentivamo la necessità, ma anche di riprendere e di riconsiderare una serie di suggestioni che già erano emerse nel lontano 2009, quando appunto presentammo il facsimile del quadrireggio. Mi concentrerò su alcuni elementi che gravitano un po' intorno alla mia sfera di competenza, che è quello relativo sia all'ambito archivistico in realtà, quindi vi citerò qualche elemento relativo appunto anche alle fonti d'archivio e poi ovviamente il mio cavallo di battaglia, la mia zona di conforto, ovviamente quella relativa allo studio dei libri antichi. E quindi proverò a mettere in relazione alcuni di questi elementi e magari anche a proporre qualche suggestione appunto. E parto da una considerazione generale, in linea con quanto è stato detto anche da chi mi ha preceduta, che è che questo corposo volume di atti rappresenta una fonte di grandissimo interesse, intanto perché è marcatamente interdisciplinare e poi perché io mai, devo dire, ho visto un legame così forte tra una figura, la sua opera e soprattutto l'identità che questa figura, la sua opera, in qualche modo condizionano e veicolano per la comunità di riferimento. Cioè Frezzi è Foligno e Foligno è Frezzi, d'accordo? E il Quadrireggio è un'opera appunto che è strettamente legata alla vita, alla storia di Frezzi, e che è stata in qualche modo metabolizzata, accolta dalla città, e la città si riconosce in sostanza in questa serie di elementi, ed è una cosa che non capita frequentemente. Prima Elena citava i 14 anni di attività del centro di ricerche, che ha prodotto 17 pubblicazioni, è una quantità impressionante di materiale, sono migliaia e migliaia di pagine, d'accordo? E questo è un elemento di cui sicuramente bisogna tener conto. Quindi questo volume in sostanza rappresenta una tappa, e non è sicuramente, l'ha detto Piccini poco fa, non è sicuramente un punto d'arrivo, è una tappa di un cammino che sta procedendo con grandissimi risultati e che quindi, essendo molto promettente, darà l'opportunità di continuare e di fare ancora delle interessantissime scoperte. Partiamo appunto dall'uomo, va bene? Ovvero sia il Quadrireggio in sostanza riflette, al di là della sua componente allegorica, al di là appunto anche del giudizio che via via è stato espresso nel corso dei secoli, riflette anche in parte
le vicende biografiche di Frezzi, e permettetemi di dirvi che Frezzi è vostro, ma Frezzi è un pochino anche mio, perché Frezzi è stato a lungo a Pisa, d'accordo? Quindi è una parte della sua carriera, della sua formazione ecclesiastica, che quindi ha condizionato fortemente poi le vicende successive, si è svolta all'interno di Pisa, all'interno di quel convento di Santa Caterina che ha, diciamo, in qualche modo focalizzato per lungo tempo l'attenzione, perché c'era uno studium di altissimo livello. Domenico Cavalca è uno dei nomi, ma ce ne sono molti altri che potremmo citare. E poi c'è anche un altro elemento, questo, diciamo, c'è una vena di incertezza in realtà, ovvero sia c'è il sospetto mai confermato che all'interno del convento di Santa Caterina ci fosse anche uno scriptorium. E questo è da attribuirsi in realtà grazie a quella cronica citata dalla collega appunto alla Soriani, la Marina Soriani, che è una fonte inesauribile ed è una fonte anche dalla quale si desumono delle informazioni che indirettamente poi hanno una pertinenza freziana. Cosa succede? Qual è l'elemento di riferimento? Ovvero sia all'interno di questa cronica ci sono, che è tutto sommato, diciamo, si chiama cronica ma è un necrologium, d'accordo? Perché contiene, al di là appunto della denominazione che poi è stata data in realtà in un secondo momento, contiene i profili biografici di monaci defunti in sostanza, d'accordo? E alcuni di questi vengono descritti come particolarmente abili nel disegno, nella scrittura, bravi calligrafi e quant'altro, e quindi, diciamo, questi elementi, che sono elementi indiretti, ci suggeriscono che è molto probabile che oltre a uno studium ci potesse essere anche uno scrittore. D'accordo? Ora, pensare appunto e collocare l'uomo all'interno di questo contesto, in questo contesto di formazione, e poi ovviamente anche in altri contesti che in qualche modo contribuiscono a formarlo, d'accordo? Perché dall'Umbria alla Toscana, in un convento che peraltro stava raccogliendo una cospicua biblioteca, d'accordo? Una biblioteca che faceva invidia anche alle comunità religiose delle aree limitrofe, quindi stava assumendo una configurazione di un certo rilievo per la presenza di notevole numero di manoscritti, e che in un secondo momento peraltro si arricchirà anche di testi a stampa. D'accordo? Quindi chiaramente anche questi elementi, oltre a quelli della formazione religiosa, ma anche il contatto ovviamente con tutta una serie di suggestioni di carattere letterario e quant'altro, hanno sicuramente influenzato appunto anche il prodotto che poi noi oggi possiamo godere attraverso anche queste edizioni. Oltre a questo, quando pensiamo appunto all'uomo, e devo dire il volume è particolarmente interessante, io l'ho molto apprezzato, perché ogni suo singolo elemento interagisce e dialoga, ogni parte dialoga con le altre. Non si possono considerare i saggi come degli elementi a sé stanti, ma la lettura deve essere complessiva. E quindi allora da un lato appunto affiora il percorso formativo di Frezzi, dall'altro affiora invece qualche novità relativamente alla sua storia biografica, il saggio pubblicato postumo purtroppo di Padre Longo, d'accordo, che ci dà però delle indicazioni e dei dati che sono estremamente interessanti, perché appunto arricchisce notevolmente le informazioni appunto così come possono affiorare dagli archivi. E ovviamente anche l'intervento d'apertura dei due ormai ex studenti, no? della professoressa Lauretti, che in qualche modo appunto hanno avuto un'esperienza all'interno dell'archivio, questa fase certamente è legata appunto anche a un ripensamento e a una raccolta di dati attraverso lo studio dei documenti d'archivio, che servono anche a contestualizzare. Qui, diciamo, appunto c'è il dato interessante.
Io ho conosciuto il centro di ricerche come una istituzione che inizialmente si è raccolta appunto intorno all'uomo e all'opera. Poi però dall'uomo e l'opera c'è stata l'esigenza di allargare le ricerche, di contestualizzare questa esperienza. E quindi il processo, diciamo, di evoluzione che lo stesso centro di ricerche, come appunto centro di eccellenza, lasciatemelo dire, e anche come elemento di raccolta di studiosi che si occupano di cose sempre più diversificate, in sostanza, ha portato appunto a diversi contributi fino ad arrivare a pensare a degli studi, ad esempio, di relativi al contesto storico, ma anche alla storia dell'arte e ad altri elementi. Quindi, diciamo, questo è un elemento di sicuro interesse. Quindi, non pensate che questa raccolta di studi sia una raccolta appunto erudita fine a se stessa, ma pensatela anzi come una raccolta di saggi che aprono ciascuno veramente una finestra su mondi molto diversi, ma che sono in stretto contatto gli uni con gli altri. All'interno di questo panorama, visto che appunto il mio ambito di interesse, come vi ho detto, è quello legato certamente alla tradizione in primo luogo a stampa, però quando si parla di libro, e diciamo anche una cosa in generale, il libro, soprattutto il libro antico, è veramente un mondo, d'accordo? Cioè è un universo che racchiude tutta una serie di problematiche che vanno dalla concezione appunto e dall'individuazione ad esempio degli esemplari di riferimento alla invece realizzazione pratica del processo produttivo, ma anche alla fase commerciale, alla ricezione, e una volta usciti dall'officina tipografica continuano a essere degli universi, perché comunque poi appunto all'interno della tipologia di ricezione, la modalità e le pratiche di lettura sviluppano poi tutta una serie di altre possibili implicazioni. Non si può parlare di libro e di libro a stampa se non consideriamo però anche l'altro elemento, che è quello della tradizione manoscritta, d'accordo? Quindi la tradizione manoscritta, che peraltro è notevole da un punto di vista quantitativo e dal punto di vista delle testimonianze filologiche, è un indicatore forte di un notevole interesse già appunto presso i contemporanei e nelle epoche immediatamente successive, negli anni immediatamente successivi. Quindi questo, diciamo, è un elemento che va in primo luogo considerato. L'altro elemento è anche la vicinanza cronologica tra alcuni testimoni manoscritti e ad esempio la Princeps del Quadriregio, che ovviamente ci consentono di vedere in modo continuativo, diciamo, una certa progressione appunto nella trasmissione di questo testo. Va bene? E quindi, diciamo, appunto, all'interno di questo panorama particolarmente significativi sono per me il saggio della Rao, di Joanna Rao, che va a raccogliere in sostanza e a fare un elenco descrittivo molto ben fatto dei manoscritti presenti in Biblioteca Medicea Laurenziana, d'accordo? Perché è curioso, ma per quanto Freddi sia stato studiatissimo, sia stato analizzato da tutte le angolazioni possibili e immaginabili, in realtà ancora qualcosina mancava, per cui appunto mancavano all'appello alcuni manoscritti c'erano, ma la Rao ci racconta che comunque erano in qualche modo sfuggiti, erano rimasti un po' nell'ombra, d'accordo? Quindi, diciamo, ci sono questi elementi che sono estremamente interessanti. Ci sono poi dei testimoni illustri, appunto, il manoscritto ariostesco, con tutte, diciamo, le suggestioni anche investigative che comporta, d'accordo? Perché appunto c'è il dubbio che sia stato appunto, se si tratti di un originale oppure se si tratti di un abilissimo falso, molto ben fatto, molto ben costruito, quindi diciamo
c'è tutta una serie di implicazioni che rendono tra l'altro anche questi elementi interessanti e anche curiosi, diciamo, quindi non sono solamente degli elementi di carattere storico o di carattere filologico. Bene. E poi ovviamente i saggi sui quali io mi sono concentrata rispetto agli altri sono il saggio di Maria Alessandra Montanelli Fratoni, che appunto ricostruisce proprio la fortuna del Quadriregio nei testi a stampa, in sostanza nelle edizioni a stampa, e il saggio di Edoardo Barbieri, che propone uno sguardo, diciamo, da un'angolazione un po' diversa, adesso ci arriviamo. E poi però anche non posso non citare il bellissimo saggio di Giovanna Latti, che ha già citato chi mi ha preceduta, che ricostruisce l'apparato illustrativo dell'edizione del 1508, appunto creando una serie di importantissime connessioni. Allora, qual è l'elemento, diciamo, al quale dobbiamo prestare attenzione? Che c'è un periodo di particolare intensità dal punto di vista della stampa di edizione e l'opera treziana, che in sostanza è molto, molto ravvicinata e piuttosto ben rappresentata nel XV secolo, un'epoca in cui comunque, diciamo, c'è anche tutta una serie di problematiche che adesso toccherò solo marginalmente, e quindi è, diciamo, una testimonianza interessante e piuttosto significativa, e che ha poi una coda, però anche questa di grandissimo livello, nel Cinquecento, d'accordo? E poi c'è il vuoto per un certo periodo, una sorta così di assoluta stasi, anche questa dovuta peraltro a dei fenomeni abbastanza individuabili, e poi di nuovo si riaccende in qualche modo l'attenzione. Allora, veniamo, parto dal saggio appunto della Fratoni, che devo dire mi ha interessato moltissimo per numerosi aspetti. Innanzitutto, diciamo, per l'assoluta completezza e la grandissima padronanza con la quale vengono analizzati i vari testimoni a stampa del Quadriregio. Oltre a questo, quindi, diciamo, oltre a esserci l'elemento più specificamente bibliografico, Fratoni utilizza e propone anche un approccio metodologico nuovo, fondamentalmente, che adesso, diciamo, sta cominciando a svilupparsi, che è quello relativo all'analisi di una componente, cioè quella dell'usura dei legni e del riutilizzo eventuale di legni. Va bene, adesso andiamo a spiegare di cosa si tratta. Partiamo molto rapidamente dalla Princeps, d'accordo? Princeps, Perugia, ma in realtà lo sapete meglio di me, 1481, ma quello che dobbiamo considerare, sì, possiamo farlo vedere, quello che ci interessa è che in sostanza il tipografo è questo Stefano Sandes, che è un tipografo tedesco. Va bene? È un tipografo tedesco e diciamo che siamo ancora in una fase, dovete pensare, che l'invenzione della stampa a caratteri mobili, tutto sommato, non è poi avvenuta chissà quanto prima, d'accordo? E siamo poi in una fase in cui comunque verso la fine degli anni 50 la stampa arriva in Italia, in realtà, d'accordo? Quindi siamo abbastanza in una finestra abbastanza ristretta, va bene? E siamo ancora in un'epoca in cui i tipografi si muovono e tentano la fortuna, d'accordo? Tentano la fortuna, assaggiano i mercati in qualche modo, provano un po' a vedere come risponde un mercato e poi eventualmente si trattengono pure, se ne vanno. E a partire appunto dall'analisi della prima edizione, che vi ricordo è in caratteri gotici, stampata su due colonne,
e che probabilmente, diciamo, richiama appunto quelli che erano i caratteri in uso proprio dei tipografi tedeschi. Cioè, quando si spostano i tipografi tedeschi si portano dietro quello che hanno a portata di mano, va bene? Poi magari si riaggiustano usando, magari fondendo dei caratteri nuovi che sono un po' più familiari magari al pubblico, d'accordo? E quindi in sostanza ci troviamo ad avere a che fare con questa prima edizione che ha una, se magari possiamo farla vedere appunto, ecco, un iniziale, qui si vede in realtà abbastanza sfocata, è un'iniziale xilografica, d'accordo? Un'iniziale xilografica molto grande, che è una lettera L, vi sembra magari una U perché appunto ha questa grazia sulla destra molto alta, va bene, che è un elemento appunto decorativo che ha quale funzione? Intanto ricordatevi che nei primi libri a stampa bisogna comunque proporre dei criteri estetici che sono familiari, va bene? Quindi il pubblico negli occhi ha ancora il libro manoscritto, c'è poco da fare, e quindi bisogna proporre qualcosa che rappresenti anche per quei potenziali lettori un qualcosa di abbastanza consueto. E l'elemento che però è particolarmente interessante, e l'approccio appunto di Frattoni sviluppa molto bene questo dato, è legato alla possibile ricezione e soprattutto agli interventi dei possessori sull'edizione. Mi spiego. I primi libri a stampa, quando hanno un apparato decorativo, sono dotati di solito di illustrazioni o incisioni iniziali xilografiche, che quindi sono in bianco e nero, va bene, e che sono destinate poi eventualmente a una personalizzazione in un secondo momento. D'accordo. Frattoni appunto ha analizzato quelle che sono le personalizzazioni, perché in corrispondenza di questa iniziale c'è anche una cornice che all'interno incorpora uno spazio destinato a contenere, per chi l'avesse voluto, uno scudo, quindi contenere le insegne, in sostanza lo stemma magari della casata e quant'altro. E quindi, ad esempio, uno studio su come viene utilizzato questo spazio, d'accordo? Questo spazio è stato usato, non è stato usato, come è stato effettivamente personalizzato seguendo il suggerimento del tipografo oppure si è proceduto in altro modo. Il primo elemento appunto di analisi per quanto riguarda la prima edizione è questo, d'accordo? E i risultati appunto portano a verificare che in questo contesto specifico non c'è una vera regola, cioè non sempre i possessori hanno seguito le indicazioni, in altri casi ci sono state appunto delle altre personalizzazioni, in altri casi non sono stati utilizzati questi spazi, o questi spazi sono stati usati semplicemente per inserire delle decorazioni. Va bene? E questo, diciamo, è un elemento. L'altro elemento che pongo alla vostra attenzione è che probabilmente quando appunto arriviamo alla creazione, alla pubblicazione di una seconda edizione, che è molto vicina cronologicamente, 1488 a Milano, Antonio Zarotto, va bene? C'è un primo importante cambiamento, cambia carattere, d'accordo? Cioè si passa dal gotico al carattere romano tondo, va bene? Questo è importante perché il cambiamento del carattere rientra proprio in quella, diciamo, riaggiustamento che vi citavo prima, ovvero sia il tipografo appunto che si porta dietro la dotazione che ha a portata di mano vede se il pubblico riesce a recepire un testo. Il carattere gotico in Italia era di difficile lettura, per cui anche se il testo è un testo in volgare, il carattere comunque ne rendeva un pochino più ostica l'interpretazione, va bene? E quindi, ad esempio, il cambiamento di carattere, quindi il passaggio in sostanza dal gotico al romano tondo, è sicuramente un elemento importante
che va letto appunto anche in una logica di commercializzazione, va bene? Perché un elemento di cui bisogna tenere conto è che soprattutto nel primissimo periodo, nella stampa del XV secolo, riuscire a far assorbire al mercato la propria produzione era un elemento fondamentale, d'accordo? Cioè avere grandi giacenze era un dramma, perché questo comunque comportava un aggravio dal punto di vista degli spazi disponibili, perché ovviamente un investimento non aveva un ritorno, quindi questo comportava tutta una serie di problematiche, quindi è assolutamente necessario provvedere. Bene. E questo appunto è un elemento che evidentemente nel subentrare i diversi tipografi che man mano appunto si avvicendano si appropriano del testo del Quadriregio, contribuisce sicuramente a darci un indicatore importante, perché appunto, come vi dicevo, la stampa del Quadriregio è particolarmente attestata e anche direi con una certa frequenza, una certa vicinanza cronologica, in particolare appunto nel XV secolo. Questo è un segno, quando diversi tipografi appunto si appropriano e si lanciano nella stampa di un certo prodotto, di un certo autore, di una certa opera, significa che in qualche modo hanno fiducia che quell'opera assorbirà poi quel mercato. Bene. E questo è un elemento di sicuro interesse. Infatti, appunto, oltre all'edizione del 1488, ne seguirà un'altra quasi subito dopo, 1489-90, qui appunto non c'è un riferimento cronologico certo, i tipi sono quelli di Bartolomeo De Libri, e cambiamo ancora luogo di stampa, Firenze, quindi cammina, viaggia, d'accordo? Non con lo stesso tipografo, ma con altri tipografi, va bene? E poi ancora arriviamo alla fine del 400, 1494, andiamo a Bologna, appunto, con invece il Francesco Ragazzoni, e qui poi mi ricollegherò al lavoro di Barbieri, che propone una possibile correttivo, diciamo, all'attribuzione bolognese, d'accordo? Però su questo tornerò dopo. Ora, che fine ha fatto però il nostro buon primo prototipografo, quello che ha stampato la Princeps del Quadriregio? Landes a un certo punto se ne va, in realtà lui appunto è attivo a Perugia. In sostanza nell'81 stampa diverse cose, stampa, lo troviamo ancora l'anno dopo, nel 1482, e poi non lo troviamo più, va bene? O meglio, non lo troviamo più in Umbria, non lo troviamo più a Perugia, lo ritroviamo in Germania, va bene? Si sposta nuovamente. E la sua produzione è una produzione varia, cioè evidentemente anche in questo senso, e anche se guardiamo semplicemente la produzione perugina, è una produzione sia in latino sia in volgare, è una produzione di testi che possono accontentare palati diversi, per così dire, va bene? Quindi evidentemente qui siamo proprio di fronte alla classica proto-impresa tipografica che cerca di comprendere quali sono le strade da prendere per poter garantire la propria sopravvivenza, in sostanza. E poi appunto invece lo vediamo scomparire, ma il Quadriregio rimane, cioè, il tipografo va, ma invece l'opera resta ed è appunto attestata, e tra l'altro appunto qui devo dire l'approccio proposto da Fratoni è estremamente interessante, è quello legato appunto alla fortuna tipografica, quindi al riscontro in sostanza a livello tipografico avuto da quest'opera e dalle sue diverse edizioni nel tempo, attraverso l'analisi, come dicevo prima, della usura e del riuso dei legni silografici, va bene? Questo elemento è un altro elemento estremamente interessante, perché appunto
pone un problema che è fondamentale per quanto riguarda, diciamo, la stampa del primissimo periodo, ovvero sia l'introduzione di elementi illustrativi che noi oggi guardiamo e ammiriamo, no? Perché appunto vediamo delle illustrazioni piacevoli, a volte curiose, interessanti, ma dal punto di vista tecnico realizzare delle illustrazioni xilografiche, soprattutto integrandole all'interno di pagine che prevedevano l'uso di testo tipografico e cornici ad esempio xilografiche o l'integrazione di illustrazioni xilografiche accompagnate da testo, era una questione non semplicissima, va bene? E infatti proprio questo tipo di problemi tecnici, talvolta appunto tecnicamente si facevano le cose in due tempi, immaginatevi i tempi per realizzare una stampa appunto in due momenti, altre volte appunto invece si integrano i due elementi, non è facilissimo integrare metallo, quello dei caratteri mobili, con le incisioni invece di legno, quindi diciamo ci sono anche dei problemi tecnici che i tipografi, i prototipografi devono cercare in qualche modo di risolvere. E quindi in sostanza attraverso questo approccio si riesce a risalire appunto a quella che è stata questa progressione e anche questi riutilizzi parziali, in realtà abbastanza limitati, per quanto riguarda il materiale illustrativo, va bene? E questo riguarda in particolare le edizioni successive, ovvero sia direi l'edizione del 1508, va bene? Oltre a questo appunto e alla visione, diciamo, di Maria Alessandra Pantanelli Pratoni, c'è l'ultimo elemento che è quello appunto della cosiddetta ricezione del testo, ovvero sia come il testo è stato in qualche modo accolto e utilizzato, e per fare questo ci vengono in aiuto le cosiddette indicazioni di provenienza. Questo, diciamo, è un approccio metodologico che ormai è abbastanza collaudato, va bene? Ovvero sia l'analisi sistematica di quelle che sono le tracce di possesso, ma in realtà non solo le tracce di possesso, ma anche di uso, va bene? Legati appunto a questi oggetti, che di fatto diventano parte di una famiglia, parte del lavoro di un individuo, e quindi diciamo talvolta poi riflettono appunto anche queste personalizzazioni, questi utilizzi intensivi. Bene. Qui si fa un lavoro soprattutto sulle indicazioni di possesso, appunto, e si riescono a ricostruire alcune provenienze estremamente interessanti e anche molto articolate, diciamo. Bene, non entro nel merito, però anche qui, diciamo, quella componente universale, universo rappresentata dal libro è ulteriormente presente, perché appunto ci mostra la connessione tra l'oggetto e quello che poi l'oggetto va a rappresentare invece in un contesto d'uso, che può essere appunto un contesto d'uso di rappresentanza o di altro genere. C'è un elemento, diciamo, che io ho notato, mi sembra abbastanza ricorrente, cioè non c'è una grandissima frequenza di note invece al testo. Bene, quindi ci sono molte annotazioni di possesso, ma invece glosse, appunti, annotazioni ai testi sono invece più rare e riguardano soltanto alcuni esemplari, ma diciamo non è una tendenza abbastanza consolidata, a fronte comunque di un numero di esemplari che è arrivato fino a noi piuttosto consistente, e che quindi in qualche modo ci suggerisce anche qualche possibile supposizione riguardo a quelle che potevano essere state le tirature, va bene? E quindi diciamo ci sono questi elementi che possono essere interpretati e letti da diverse angolazioni. L'altro saggio che mi ha interessato appunto, che ho citato, è quello di Edoardo Barbieri, che invece pone tema e analizza i testimoni a stampa del Quadrireggio attraverso delle fonti che sono
un po' inusuali, perché sono quelle relative al mercato antiquario e collezionistico. Quindi ci dà in sostanza una visione che è una visione esclusivamente commerciale, per cui passiamo da un tipo di approccio, un tipo di descrizioni che hanno una connotazione di solito bibliografiche, che quindi si sono focalizzate appunto sull'opera, sulla sua tradizione e quant'altro, su una componente che privilegia invece il dato commerciale. E qui devo dire che le sorprese sono notevoli, perché intanto emerge un elemento che in realtà agli addetti ai lavori era già palese, ovvero sia che molto spesso i librai antiquari, non parliamo di collezionisti, ma i librai antiquari spesso sono dei fini bibliografi, d'accordo? Sono dei raffinatissimi bibliografi con incredibili competenze, e proprio perché devono in qualche modo prima procurarsi e poi proporre in vendita degli oggetti, fanno una grandissima attenzione a tutti gli elementi che sono legati certamente appunto al dato bibliografico, ma anche alla tradizione, ma anche ad altri elementi che per il collezionista poi sono succosi, sono piatti ricchi che possono essere ad esempio possessori illustri o apparati illustrativi, decorativi o quant'altro, che quindi diciamo possono rappresentare degli elementi di ulteriore diciamo valorizzazione, va bene? E quindi attraverso l'analisi di alcuni gruppi proprio di cataloghi di vendita, di cataloghi di librai antiquari, Barbieri ci restituisce in sostanza una proposta della serie delle edizioni dei testimoni a stampa del Quadrireggio, dal quale appunto emerge anche un dato abbastanza interessante, ovvero sia un elemento di raffronto in sostanza dei tipi, dei caratteri utilizzati in particolare per l'edizione 1494, che è sempre stata attribuita a Bologna. Si considera invece che il tipografo lavorava a Venezia e quindi si pone in forma abbastanza dubitativa che forse appunto questo il luogo di stampa effettivo possa essere stato quello di Venezia. Quindi diciamo l'elemento interessante è come, inserendo e incrociando punti di vista diversi, si possano ottenere e raggiungere delle informazioni supplementari. Allora mi permetto anch'io di aggiungere magari un suggerimento, una suggestione, che è legata a un'altra possibile pista. Ce ne sono tantissime, quando parliamo di libri veramente l'approccio potrebbe essere quasi infinito, però ci sono fondamentalmente due filoni. Uno è quello diciamo dell'indagine ancora una volta materiale, che è legato soprattutto all'analisi delle legature che appunto rappresentano veramente l'elemento diciamo di contenimento dei fogli a stampa, è un elemento che rappresenta gusto, ma che rappresenta anche ad esempio passaggi di mano, va bene? Ogni tanto si dice, per spiegare cosa sono le indicazioni di provenienza, si dice attenzione, perché la legatura è la prima indicazione di provenienza, perché se c'è una legatura vuol dire che qualcuno l'ha posseduto. Vi ricordo che nel XV secolo, e non solo nel XV secolo, non si vendevano i libri rilegati, belli e pronti, ma si vendevano i fogli sciolti, d'accordo? Quindi la personalizzazione è un elemento importante, quindi anche se io non firmo quel libro, non ci metto il mio stemma, non ci metto alcuna glossa, il fatto che io l'abbia fatto rilegare comunque implica che qualcuno l'ha posseduto, magari non sappiamo chi, però è un indicatore. Chiaramente l'analisi dal punto di vista materiale delle legature potrebbe essere un elemento di sicuro interesse. L'altro elemento è quello legato, e qui mi ricollego al momento di perdita di interesse nei confronti del Quadrireggio, che diciamo appunto
ha una esplosione all'inizio del Cinquecento, c'è questa edizione splendida del 1508 fiorentina, illustrata appunto, in cui abbiamo veramente una serie di elementi di grande novità che sono di tipo estetico, ma non soltanto di tipo estetico, che riguardano comunque mise en page, riguardano tutta una serie di elementi che poi hanno una ricaduta anche bibliografica. Quindi c'è questo elemento, poi c'è un'altra edizione di poco successiva, 1511, e poi silenzio per un bel po' di tempo, fino al 1725, quando appunto uscirà un'altra edizione. Bene, c'è un elemento interessante che secondo me è legato anche a come cambia il gusto, come cambia la percezione di un oggetto, di un'opera, di un autore nel tempo, va bene? Perché a un certo punto il Quadrireggio, che aveva avuto tutto questo grande successo, che appunto è stato rappresentato da numerosi manoscritti prima e simultaneamente poi anche con delle edizioni a stampa, arriva, scavalla nel Cinquecento e poi scompare. Beh, perché cominciano a intervenire dei giudizi di merito e dei punti di vista che sono improntati soprattutto sullo stile bembiano, in sostanza, per cui diciamo che lo stile del Quadrireggio passa un po', perde di attraenza in qualche modo, non è molto attrattivo, va bene? E ci sarà appunto questo lungo periodo di silenzio che poi avrà una ripresa, intanto perché da un punto di vista strettamente filologico appunto riprende un certo tipo di studi e quindi si vanno a rispolverare alcuni testi. Ma poi c'è anche un altro elemento fondamentale che ha un riflesso poi anche nella storia del libro, guarda un po', che è un rinnovato interesse per gli studi sulla lingua volgare, va bene? E questo ad esempio farà sì che il vocabolario della Crusca, l'Accademia della Crusca facciano un po' da elemento trainante, va bene? E ad esempio andando a spiluccare, a spigolare qua e là, io devo dire ho individuato un ulteriore filone che vi propongo, che è quello appunto di andare a investigare in sostanza la ricezione dei diversi testimoni stampati e non solo stampati del Quadrireggio alla luce di una tipologia particolare di collezionisti, di studiosi, che sono i collezionisti, gli studiosi di edizioni della Crusca, va bene? Che vengono utilizzate per compilare i vocabolari della Crusca. Si crea un vero e proprio filone collezionistico, tanto che appunto ad esempio c'è tra le varie pubblicazioni appunto che fioriscono tra il 700 e l'800, ad esempio ve ne cito una di Bartolomeo Gamba che pubblicherà la serie dei testi di lingua e di altre opere importanti nell'italiana letteratura, in cui appunto cita il Frezzi, va bene? Cita il Frezzi e lo ripropone, quindi dà la citazione bibliografica e poi ci dice, riprende in sostanza il testo, ma cita quale edizione? Cita l'edizione del 1725. Questa? Cita l'edizione del 1725, perché lo motiva, fa un commento, ci dà appunto le indicazioni bibliografiche, poi dice anche quanto costa, tra 12 e 15 lire, e poi dice: Jacopo Corbinelli, cito, scrisse che, l'abbiamo citato più volte il Corbinelli, che è poema non indegno di ir dietro a Dante, ma Speroni invece no, dispiaceva che fosse scritto senza regola grammatica e senza legge di ortografia, quindi appunto comincia a cadere in disgrazia. E tali sono, c'è un altro elemento che appunto è legato ad esempio a un dato collezionistico, e tali sono veramente le vecchie stampe fatte verso la fine del secolo XV, sfigurate tutte e malconce. Quindi qui il punto di vista è il punto di vista del collezionista, che valuta appunto le edizioni in cunabole, ad esempio, come
Marco Onces, figurate, quindi tutto sommato lasciamole perdere e andiamo a vedere invece l'edizione migliore, riveduta e corretta appunto del 1725. Quindi in sostanza il panorama complessivo va a toccare proprio tutta una serie di temi nei quali appunto non ho citato, lo faccio ora rapidissimamente, appunto il saggio della Lazzi che analizza molto bene l'apparato illustrativo dell'edizione del 1508 e che appunto fa parte di un percorso che si inserisce in diversi momenti in cui abbiamo un interesse che cambia nel tempo e che si sviluppa e che poi va ad aprire tutta una serie di altre possibili interpretazioni in sostanza. Va bene? Mi fermo e mi scuso per la lungaggine. Grazie. Allora, grazie, chiedo a Padre Sbattoni di... No, venga, le la... No, venga qui. Allora si allontana l'assessore che ci saluta, lo ringraziamo ancora, grazie, prego padre, allora venga qui vicino. Allora Elena presenta padre Sbaffoni che ci fa poi il suo intervento, prego. Sì, volevo ringraziare la professoressa Moro che poi mi ha anche aperto un'altra prospettiva. Ragazzi, arrivederci. Un'altra prospettiva, cioè i primi tipografi, non so se sbaglio, non si azzardavano a stampare opere in lingua volgare, perché sicuramente quelle in latino avevano molta più circolarità. Quindi il fatto che abbiano stampato nel 400 diverse edizioni mi ha fatto riflettere abbastanza. Io però adesso passerei, ci aprirebbe un discorso interessantissimo, lo finiamo a cena. Volevo dire una cosa prima di presentare padre Sbaffoni. Dopo la Palazzo Trinci viene aperto eccezionalmente per noi, se qualcuno si vuole aggregare alla visita di Palazzo Trinci, una visita guidata a carico del Centro Frezzi, noi siamo felici. Lì ho messo, se qualcuno riesce poi, vuole sfogliare, c'è l'edizione della Perugina, l'edizio Princeps, l'ho messa nel leggio, e poi c'è l'edizione splendida del 1508. Anche quella è un'ambizione che abbiamo di poterla riprodurre, ma è molto costosa perché ci sono 117 o giù di lì xilografie. E poi c'è il primo tomo, perché è fatto di due tomi, l'edizione del 1725 che sono in possesso del Centro Frezzi. Adesso parla il professore Fausto Sbaffoni, che è dell'Ordine dei Predicatori, professore di filosofia e di teologia, è stato priore conventuale, priore provinciale, per 30 anni direttore della rivista di ascetica e mistica e della biblioteca di spiritualità di Enrico Levasti di Firenze. Fa parte del comitato direttivo della rivista Mistica e Filosofia diretta da Marco Vanini. Docente di teologia spirituale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze e docente di storia della spiritualità presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Roma. Sono rimasta strabiliata perché ha tante pubblicazioni a suo carico, non solo di saggistica e articoli molto importanti, ma anche opere di poesia e di narrativa che poi avrò il piacere, visto che me ne ha fatto dono, di leggere con calma. E oggi naturalmente dedica il suo contributo alla parte teologica di cui il Quadriregio a un certo punto è figlio, insomma c'è questo filo rosso teologico che corre per tutto il Quadriregio e specificatamente nel quarto libro del poema. Lavoro eccellente, questa analisi veramente
grandiosa è stata fatta da padre Alberto Biganò, priore del convento dei Domenicani di Perugia. Prego, padre Fausto. Ringrazio la professoressa Lauretti per questa presentazione. Pronto? Ah, ecco. Sì, ringrazio per questa presentazione, insomma, è molto lusinghiera, ma molti di questi titoli diciamo esigono un ex davanti, e quindi comunque va bene, via. Ringrazio anche tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo incontro di presentazione degli atti del convegno internazionale dedicato all'eminente figura di Federico Frezzi. Il mio ringraziamento muove poi non solo dall'onore che mi viene accordato di dare un mio, che sarà anche modesto, contributo a tratteggiare la figura di Frezzi, ma soprattutto per avermi dato l'opportunità di conoscere, riconoscere ed apprezzare la grandezza di tale personaggio. Purtroppo, come è stato più volte rilevato, la fortuna della persona e dell'opera di Frezzi non è certo pari ai suoi meriti. Infatti è presto caduto nell'oblio, non soltanto negli ambienti culturali, ma, quello che è più grave, all'interno di quell'ordine di cui ha fatto parte, che ha onorato e che avrebbe dovuto conservarne la memoria. Proprio questi giorni, lì nella mia comunità a Roma, la Minerva, ho potuto constatare che di Federico Frezzi nessuno sapeva niente lì in comunità, non sapevano neanche che fosse mai esistito. Ecco. Grazie dunque al Centro di Ricerca Federico Frezzi per tutte le iniziative poste in atto al fine di mostrare in tutto il suo valore e la sua grandezza questa eccelsa figura, che ha saputo così mirabilmente coniugare la sua professione religiosa nell'ordine dei frati predicatori, la sua azione pastorale nel ministero episcopale, con la più profonda riflessione teologica e la più feconda attività letteraria. Un uomo dunque poliedrico, di straordinarie capacità intellettuali e di specchiate qualità morali. Mi è stato chiesto di parlare dei rapporti tra Federico Frezzi e la teologia. Certamente il rapporto è strettissimo. Ciò lo si può desumere anche da una lettura rapida del suo capolavoro, che se lo si volesse etichettare, a mio avviso, non si troverebbe miglior termine per qualificarlo che quello di teologico, un poema teologico. Questo è, sempre a mio avviso, che quindi non so se potrà incontrare il favore di tutti, è sostanzialmente il Quadrilegio, un poema teologico. Se infatti il Quadrilegio è normalmente definito poema didascalico, atto cioè a comunicare un insegnamento, a divulgare un ammaestramento, ebbene tale insegnamento è eminentemente e strettamente teologico. Tra i contributi degli atti lo mostra in modo inequivocabile il bell'articolo, pregevole davvero, è già stato detto, è molto dettagliato e preciso, di padre Alberto Biganò, dove si mette bene in evidenza come il quarto libro del Quadrilegio è l'esposizione della dottrina teologica delle virtù che segue da vicino la Somma Teologie di San Tommaso d'Aquino. Ma il carattere teologico della poesia di Frezzi non si limita al solo quarto libro del Quadrilegio, né si limita alla sola parte morale della teologia. Esso percorre tutta l'opera, ne costituisce l'ossatura e la sostanza, spaziando in tutti i settori della scienza teologica. A volte si tratta di lunghe disquisizioni, a volte di rapide ma sintetiche e pregnanti sentenze, ora nello stile speculativo scolastico, ora in quello biblico, allegorico, simbolico. Vengono prese in esame le varie tematiche teologiche, esistenza di Dio, creazione, angelologia, demonologia, ecclesiologia, cristologia, scatologia, tutte trovano posto in questo ampio poema dove si uniscono il rigore scientifico-razionale
con le più colorite creazioni della fantasia. D'altra parte, questo forte legame tra Federico Frezzi e la scienza sacra sembra essere iscritto nel suo destino personale. Così appare nel discorso che Simone da Cascina pronuncia in occasione del conferimento del dottorato presso lo studio teologico di Pisa e che troviamo qui in questo bell'articolo di Marina Soriani Innocenti, Federico Frezzi, licenziatus et vesperiatus nello studium di Santa Caterina da Pisa. Riporta poi alla fine di quest'articolo il testo in latino con la traduzione italiana e quindi ed è molto interessante. Allora riporto i passi appunto che sono interessanti per questa cosa, questo fatto. Sì. Non l'ho notato, grazie. Allora, sermone di licenza che conferì a Maestro Federico. Ho passato in rassegna tutta la Bibbia per trovare un versetto tematico basato sul nome del nostro candidato, ma nulla ho trovato. Ormai stanco, gli occhi mi sono caduti su una parola a tre sillabe, contro le quattro del suo nome, e con la sola terza parte della quarta sillaba, come risulterà dalla pronuncia. La parola trovata è Federis, federazione, patto, molto prossima a Federicus, Federico. Prendiamo dunque Federis come esito di sincope, ovvero parola contratta per la caduta di una sillaba interna, e adottiamola a tema del sermone. Questo è, cita la Genesi 9,12, questo è il segno della federazione, ovvero alleanza, che oppongo tra me e voi, l'arcobaleno della Genesi dopo il diluvio. Signori miei, la nostra mente non cede alla poltroneria, ma ben concentrata e vigile raccolga i propri spiriti. Con le ali dell'acutezza e dell'intelligenza corra le strade stellari e voli fino alla reggia celeste. Qui vedrà la nostra santissima teologia. Ella reca in mano una corona di viole, rose, fiori e consegna ai candidati le proprie insegne dicendo: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi. A parte il gioco di parole, sicuramente una forzatura, potremmo però senz'altro dire, se non è vero, è ben trovato, perché alla fine il relatore dice una grande verità. Tra il candidato e la teologia si è stabilito un patto stretto paragonabile a quello nuziale, tale cioè da essere indefettibile e da occupare tutta la vita e tutte le energie, da essere fecondo di virtù e di opere buone. E proseguo nella citazione. Oggetto delle tue parole e delle tue conversazioni siano sempre le sacre scritture e la tua sacratissima teologia che ora stai per prendere in sposa. Tale tua sposa non inganna per esibizione d'immagine, svela con parole il senso della vita, predilige la verità delle cose, evita la falsità, offre gratuitamente il bene, capace di far sopportare più volentieri il male anziché vendicarsi delle ingiurie, accettare offese per amore della verità, restituire i guadagni. Ascolta quel che ella dice di se stessa con le parole di Ugo di San Vittore. Cito Ugo di San Vittore. Cito Simone che cita Ugo di San Vittore. Io correggo gli erranti, ristoro i malati, rialzo i caduti, conforto gli affaticati, prediligo l'onestà, amo la santità, illumino le tenebre, infondo saggezza. Fine della citazione nella citazione. Non si arricchisce di scienza chi non conosce il bello della purezza. In lei, tu esaminato, troverai diletto come nella somma dei tesori. Fine della citazione da Simone da Cascina. Se è appurato il legame di Frezzi con la teologia e quanto il suo capolavoro sia intriso della scienza sacra, ci si deve chiedere a quale scuola o corrente appartenga il suo pensiero teologico e quali ne siano le fonti. Come si è già detto, Alberto Viganò dimostra quanto la teologia di Frezzi ricalchi la dottrina dell'Aquinate, sicuramente. Ciò ci porterebbe a credere che Frezzi sia in ambito teologico un tomista. Pensiamo che in quel periodo c'è tutta una scuola, ci sono tanti commentatori di San Tommaso come il Ferrarese, lo stesso Savonarola, ecco. E fa parte anche Frezzi di questa schiera. La cosa credo sia vera, ma fino a un certo punto.
Prima di tutto un piccolo ma significativo particolare che mi insinua già un certo dubbio. Infatti nel libro quarto, al capitolo 15, il dottore per antonomasia che eclissa con il suo splendore tutti gli altri è Agostino, lì nel Quadrileggio. E San Tommaso, pur emanando fulgori di rubino, è posto insieme ad altri un gradino sotto. È qui il testo di Frezzi. E quelli che refulsono in dottrina, in Santa Chiesa con tanti splendori, quanti hanno il ciel la stella mattutina, e soprattutto li quattro dottori, intra i quali risplende Agostino, tanto che eclissa i raggi minori. Tra quelle luci sta Tommaso d'Aquino, Anselmo ed Ugo, Ilario e Bernardo, quasi carbonchi, posti in oro fino, Isidoro, Boezio e il buon Riccardo, Crisostomo ed Alano era i vincerto, splendente ognuno, che mi vincea lo sguardo. Quindi Tommaso è grande, risplende con queste luci, questa luce, ma sta sotto Agostino. Quindi un tomista, ho qualche dubbio che avrebbe, tenendo anche conto che Frezzi era stato membro del convento di Santa Maria Novella e aveva potuto ammirare il trionfo di San Tommaso in quella, che quella cappella che ora è conosciuta come il cappellone degli Spagnoli. Qui, lì non c'è dubbio, San Tommaso è sul trono, tutti gli altri sapienti, cristiani o no, sono tutti sotto. E quindi, ma comunque è un piccolo particolare. A parte questo particolare, su tale questione è però necessario considerare quanto la professoressa Elena Laureti afferma nell'introduzione al suo pregevole volume Il Quadrileggio di Federico Frezzi da Foligno in riferimento al rapporto tra Frezzi e Dante. Cito: questa è l'occasione esterna che mi ha spinto a recuperare per mantenerla la memoria del dotto intellettuale troppo spesso e ingiustamente indicato sic et semplicite come pedissequo imitatore di Dante. Seppur inevitabili saranno i confronti, doverosa è una distinzione iniziale. Dante è uomo del Medioevo, Federico dell'Umanesimo. Che poi sia stato il genio del divino poeta a rendere immortale, perché sempre attuale la commedia, questo è un altro discorso. Il nostro Frezzi, il cui genio è senza dubbio di più modesta levatura, ma quanti Dante ne ha azzerati, ha parimenti dato il suo degno contributo al godimento estetico e negli spunti di riflessione culturale a generazioni di lettori, entrando degnamente nel percorso della nostra storia letteraria. Fine della citazione. Questo giudizio, quanto mai pertinente, lo potremmo trasporre, mutatis mutandis, nel considerare il confronto tra la teologia tommasiana e quella freziana. Oltre al genere in cui i due autori si cimentano, uno nel trattato teologico tipico della scolastica che procede in modo sistematico a suon di sillogismi formalmente e sostanzialmente ineccepibili, l'altro, il Frezzi, nella successione incalzante delle terzine a rima incatenata e attraverso una profusione di immagini, simboli, allegorie, spesso oltremodo fantasiose ma certamente di estrema incisività, altri elementi segnano la differenza tra San Tommaso e Frezzi, ed è proprio quella differenza messa in risalto da Laureti tra Dante e Frezzi, per cui possiamo dire Tommaso, anche di Tommaso, Tommaso appartiene al Medioevo, Frezzi all'Umanesimo. Umanesimo significa poi riscoperta delle fonti classiche, delle fonti bibliche, ecco dunque la preponderanza nel dettato freziano di queste due fonti. E se la dovizia di citazioni e rimandi biblici può essere anche giustificato dalla formazione teologica ricevuta e dall'ulteriore perfezionamento negli studi superiori, la presenza massiccia di personaggi della mitologia greco-romana in verità lascia un tantino perplessi in un autore che appartiene all'ordine dei predicatori che sarà da lì a poco nominato vescovo di Foligno. È invece perfettamente plausibile e logico se si considera che la temperie culturale in cui opera Frezzi è ormai cambiata rispetto al XIII secolo e influisce non poco anche nella formazione e la politica culturale dell'ordine, come mostra Carla Frova la formazione di Federico Frezzi nel quadro dell'organizzazione scolastica dei predicatori negli atti. Ecco.
Si spiega così anche il primo libro del Quadrilegio, che è tutto condotto in chiave mitologica, dove è tutto un pullulare di divinità pagane, di ninfe, di satiri, di giganti, e tutto intessuto di trame amorose dal finale triste. Che Frezzi, concedendo così largo spazio alla religione pagana, abbia tradito la sua fedele sposa? C'è chi vi vede il forte influsso del ninfale fesolano del Boccaccio, che Frezzi si lasci sedurre dalle mode letterarie a lui contemporanee e violi così il patto nuziale con cui si è legato alla teologia. Ma se si considera il fine didascalico delle vicende ivi narrate all'interno dell'itinerario spirituale che l'autore compie dall'inferno dei vizi e delle passioni smodate al paradiso delle virtù e della contemplazione delle realtà celesti, allora la mitologia classica così presente nell'opera freziana trova la sua giusta collocazione. Essa è funzionale all'intento didascalico del poema ed è quanto mai efficace a descrivere quel mondo dell'amore sensuale e carnale che allontana l'uomo dalle regioni superiori dello spirito e che, dopo l'attrazione e il piacere dei primi momenti, si rivela ingannevole e illusorio e getta l'uomo nella desolazione e nello sconforto, lasciandolo deluso e disperato. Che questa sia la cifra della teologia del Frezzi, che la distingue in modo particolare, le conferisce una sua originalità. Poiché questa è la cifra. Il fine pedagogico. In questo Federico Frezzi rimane fedele alle parole di Simone da Cascia, che abbiamo visto. Ascolta quel che ella dice di se stessa, con le parole di Ugo di San Vittore: io correggo gli erranti, ristoro i malati, rialzo i caduti, conforto gli affaticati, prediligo l'onestà, amo la santità, illumino le tenebre, infondo saggezza. In questo sicuramente si rivela pienamente inserito il Frezzi in quella cultura umanistica che si sta affermando e che vede nell'educazione, nella formazione dell'uomo, nella sua pienezza, il dovere principale della scienza, della sapienza e della religione. Mi viene in mente, tra gli altri, Coluccio Salutati. Si potrebbe obiettare che l'intento pedagogico è presente in Dante come in San Tommaso. Io noterei qui però una differenza. Certo, Dante scrive il suo mirabile poema, qui mi correggano quelli più esperti di me, certamente, però da quello che conosco io, scrive il suo mirabile poema con l'intenzione di istruire, di insegnare e di spronare l'uomo alla virtù, ma lo fa ponendosi come il poeta abate che si fa carico dei destini d'Italia e della Chiesa per auspicare la nascita di una nuova era di giustizia e di pace. Quanto a San Tommaso d'Aquino, anche lui scrive la Summa teologica per insegnare, dice ai principianti, ma non lasciamoci ingannare dai termini, si tratta pur sempre di addetti ai lavori, questi principianti, di chi avendo già conseguito compiuto un cospicuo tratto degli studi, si accinge agli studi superiori, sono i principianti, ma degli studi universitari, ecco. Quindi San Tommaso è colui che insegna, ma come magister, è il magister. Quindi Dante opera un po' come poeta abate, ecco, Tommaso come magister. Frezzi, e io credo che invece questa opera di insegnamento, di ammaestramento in Frezzi parta da un'altra, vesta un altro ruolo, quello del pastore, ecco, che ha a cuore la salute spirituale del suo gregge, come sacerdote e predicatore prima e poi come vescovo. Ecco perché il suo linguaggio è avulso spesso da tecnicismi, di cui certamente era edotto, e anche dai discorsi astratti, preferisce immagini a tutti comprensibili che colpiscono la fantasia attraverso la suggestione e l'emozione producano un impatto nell'animo del lettore o dell'ascoltatore che muove poi a fuggire il male e a cercare il bene.
Si spiegano così le descrizioni dettagliate di luoghi e soprattutto delle pene dei reprobi che a volte raggiungono il parossismo al limite della truculenza. Ecco, qui per esempio questa descrizione della punizione dei prodighi, se posso leggere, onde io mi mossi e forse eravamo iti quanto un grosso balestro avesse tratto, che io risguardai agli oppositi liti e vidi il nostro opposito e distante alla lupa rapace e sorpetiti. Le mani avea forate tutte quanti, i piedi avea di gallo e la gran cresta e d'uomo il volto e tutto altro sembiante. Genti eran seco che facean gran festa ed egli stava in mezzo, grasso e croglio, poi si spogliò e donò a lor la veste. Poi, poco stando, ed ei prese un rasoio e scorticossi, e poi le vensi punse, e donò a quelli genti il proprio cuoio e poscia il sangue che da sé desmonse. Al fine diventò com'eco trista che ancor risponde d'amor si consunse. La dea a me l'imago che hai vista del prodigo è, che ha i suoi atti contrari a quella lupa che gramando acquista. Egli non cura roba né denari, dissipa e fonde e li suoi ben ruina. Quest'altra aduna e tien con modi avari. Il liberal per mezzo allor cammina, così ogni virtù giammai non erra, s'ella alle parti estreme non declina. Da un lato l'avaro a lei fa guerra, amando troppo l'oro e per eccesso. Dall'altro, quel che mai la borsa è serra, che la pecunia e l'altro ben concesso all'uso umano, egli ama tanto poco che non mira onde e quanto e come spesso, però oppositi stanno in questo luogo. Quindi questa immagine è terribile, no? Che si scortica, si taglia, ecco, per indicare il prodigo, cioè il dissipatore, lo scialacquatore, diciamo, ma certamente è un'immagine che colpisce, ecco. Se invece avesse parlato in termini astratti della prodigalità e del male della prodigalità, eccetera, non avrebbe avuto certamente lo stesso effetto su un lettore o un ascoltatore, diciamo. Certamente la verità essenziale che esprime e comunica attraverso il discorso teologico sono le stesse che si ritrovano nei teologi scolastici, prima fra tutti San Tommaso, ma il modo con cui vengono presentate è completamente diverso. Un altro esempio, per esempio l'azione, quando descrive l'azione di Dio nel mondo attraverso le cause seconde, San Tommaso dice: Dio governa le cose in modo tale da istituirne alcune che governano a loro volta le altre, come se un maestro non solo rende dotti i suoi discepoli, ma li rende anche docenti degli altri. Ecco. E qui... sì, va bene, allora vediamo un po', allora via che concludo. Non leggo il passo di... Frenzi lega il tema del governo del mondo e dell'influsso degli angeli sull'uomo al tema morale, perché alla fine ciò che gli sta a cuore è sempre il progresso spirituale dell'uomo, soprattutto, come si è detto, del gregge che gli è affidato. Nel trattare la virtù della giustizia, esempio, le parti potenziali della giustizia, Frezzi segue San Tommaso nell'elencare tali virtù, ma poi se ne discosta operando una sintesi di tipo catechistico, potremmo dire, quasi, che naturalmente esclude tutte le distinzioni, le precisazioni e le argomentazioni logiche di Tommaso. Si deve pensare che Frezzi sia poco profondo o non sia in grado di sostenere il pensiero eccelso dell'Aquilate? Certamente no. Ci sono semplificazioni e sintesi di sapore didattico o catechistico, se ci sono queste semplificazioni, queste sintesi, cioè dovuto al fine precipuo che si propone Frezzi: istruire il popolo cristiano per plasmare l'uomo retto e integro e riformare la Chiesa e la società. In verità
Federico Frezzi ha tenuto fede a quel patto con cui si è legato con la teologia, fin dal conseguimento della licenza e l'abilitazione a insegnarla e a divulgarla. Soprattutto ha voluto che quel tesoro che gli era stato concesso non rimanesse chiuso negli scrigni di pochi, ecco, privilegiati della cultura, ma potesse essere condiviso con il maggior numero possibile di uomini, diventasse utile a spronare al bene, a guidare i loro passi dalle desolate lande del male morale e del peccato alla gloria della celeste beatitudine, alle visioni di Dio e sommo bene. È interessante che il poema si chiude con una nota, potremmo dire, nostalgica, no? Che quando potrò tornare, ecco, questa nostalgia, ecco, questa legata alla teologia, credo che sia anche una nota importante, perché ricorre questo tema della nostalgia, quando ricorda il periodo dell'età dell'oro, Astrea, dell'Eden, ma anche della primitiva Chiesa, e quindi legato naturalmente a quest'idea della riforma, del recupero di una purezza primitiva, che poi è tipico dell'umanesimo, ecco. E quindi è questo, diciamo, forse l'eredità più preziosa dal punto di vista spirituale che ci lascia, e dal punto di vista teologico che ci lascia Frezzi, e che comunque rimane sempre, non solo dal punto di vista letterario, ma anche dal punto di vista teologico, purtroppo poco conosciuto, ma sempre una pietra miliare, ecco, nel cammino della conoscenza, della conoscenza della scienza sacra, della conoscenza, delle conoscenze, quelle conoscenze profonde che guidano l'uomo e che elevano, ecco, lo spirito umano verso le regioni più alte dello spirito. Ecco. Quindi veramente penso che averlo e continuare a, diciamo, a valorizzarlo sia veramente una cosa. Ecco, vi ringrazio dell'ascolto. Grazie padre Baffoni. Frezzi è passato nel mondo domenicano come un giovane birichino, perché hanno dato credito, e forse ci sono note autobiografiche, al primo libro, che è il libro dedicato all'amore, a Cupido, dove lui inseguiva delle bellissime ninfe e cercava di conquistarle, e poi varie delusioni l'hanno indirizzato verso lo studio e l'amore della filosofia. Quindi forse la dimenticanza, ma si aprirebbero moltissime altre tematiche di studio che speriamo di poter lasciare in futuro. Allora, io vorrei che desse un saluto la dirigente scolastica del Liceo Classico, in qualità più di vicepresidente del Centro Frezzi, visto che il presidente Bartoli è in quarantena, due minuti di rubo, dai. Grazie. La professoressa, la dirigente del Liceo Classico, Rosella Neri, professoressa, grazie. Sentiamo? Sì, sì. Ah, ok, benissimo. Pensavo che si dovesse accendere una lucetta, ecco, perché ero in attesa. Allora, buonasera a tutti, grazie di questa opportunità che ci avete dato. Mi ha colpito molto gli interventi eccellenti degli illustri relatori, segno e evidente del valore di quest'opera realizzata dalla professoressa Loreti e dal professor Piccini. Ultima opera di una serie, opera che è laboriosa, immagino, faticosa, no? Ma fatta con grande passione, grande amore e grande competenza.
quell'amore, quella passione che la professoressa Lauretti, che io conosco perché chiaramente è stata docente nella mia scuola, nella scuola che sto dirigendo in questo periodo, quell'amore, dicevo, quella passione che la professoressa ha saputo trasmettere ai propri studenti, no? E ne sono state testimonianze agli ex studenti che hanno parlato all'inizio di questo incontro. E penso che sia molto bello quando un docente lascia un segno così indelebile, un segno indelebile che riesce a tracciare attraverso nuovi percorsi, non scritti nei programmi ministeriali, ma tracciati con quell'ingegno, con quella vision, come possiamo dire, no? Che dà la possibilità ai ragazzi di allargare i propri orizzonti formativi e culturali. E quindi speriamo, insomma, di averne tanti di professori così. Noi collaboreremo ancora con il Centro Studi Frezzi, come è stato finora. I ragazzi hanno l'opportunità di lavorare in questo ambito, anche diciamo così, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Quindi, che dire, grazie a tutti voi e complimenti e congratulazioni anche a nome di tutta la nostra scuola, Liceo Frezzi. Ecco, tutte le altre scuole hanno altri nomi, no? Liceo Galileo Galilei, per cui i ragazzi sanno chi è Galileo Galilei, Liceo Einstein, Liceo Giordano Bruno. Liceo Frezzi è l'unico in Italia che si chiama così, no? Okay? Però è l'unico anche rappresentante della città di Foligno che ha dato il nome ad una scuola, poi alla fine, no? Oltre che l'unico italiano che ha dato un nome così particolare alla scuola. Quindi questo ci fa piacere e speriamo che possiamo coinvolgere ancora di più i nostri studenti. Questa sera erano presenti un gruppetto, una rappresentanza di nostri studenti con la guida della professoressa Chiara Broccatelli di Lettere. Speriamo che ci sia anche questo passaggio di consegne tra gli ex studenti, gli attuali studenti, l'ex professoressa del liceo con le nuove insegnanti di lettere, in particolare ovviamente del nostro liceo. Grazie ancora. Purtroppo il tempo stringe e, come ripeto, se velocemente qualcuno vuole vedere queste splendide edizioni e poi chi vuole venire con noi alla visita del palazzo, ovviamente i relatori, perché così possono, no? Grazie veramente a tutti e...